particolare attenzione, si stanno realizzando delle attività di formazione, e di sviluppo professionale. Quindi io, come vi ho detto proprio all'inizio del nostro percorso, noi non parliamo di formazione, parliamo di sviluppo professionale, il che significa che siamo professionisti, in crescita e sviluppo, quindi stiamo potenziando delle nostre competenze. Non ha senso parlare di formazione, ha senso parlare di sviluppo professionale, poi i colleghi ve lo diranno in modo più dettagliato. Quindi abbiamo un panel molto nutrito di, colleghi che vengono da vari atenei italiani, nei quali da molti anni si sta investendo sulla qualità dell'offerta formativa attraverso l'innovazione didattica. Quindi abbiamo, nell'ordine alfabetico, abbiamo Bologna, abbiamo Cagliari, abbiamo Roma, Genova, Roma, Padova, e quindi abbiamo diverse realtà che hanno incominciato appunto a lavorare in questo percorso. Quindi diverse strategie, diverse modalità anche di lavoro, e a noi farebbe piacere poi che alla fine di questo incontro, anche da voi ci venissero dei suggerimenti, rispetto alle cose che vi sono piaciute di più, dei modelli che sono stati presentati dagli altri atenei, e quindi magari come possiamo implementare il nostro percorso di formazione, anzi di sviluppo professionale, cercando di utilizzare, mettendo a sistema appunto, dei suggerimenti, degli spunti che ci vengono dagli altri atenei. Questo perché? Perché in realtà noi stiamo costituendo, anche a livello nazionale, una rete di atenei che stanno lavorando appunto su questo tema, e una delle caratteristiche è quella di fare massa critica, è quella di scambiarci modelli, esempi, esperienze, informazioni, e anche immaginare, ne parlavo ieri sera con Monica Fedeli, sarebbe anche divertente, ad esempio, che a dei workshop messi a catalogo da un ateneo potessero partecipare colleghi di altri atenei, e quindi che ci potesse essere anche una mobilità, no? Nazionale, all'interno appunto di questa rete. Ci sono tante idee, tanti stimoli, tante suggestioni. Quindi non so se vogliamo incominciare magari proprio usando l'ordine alfabetico degli atenei, oppure va bene. Allora incominciamo. Cominciamo Sì, subito con le presentazioni. con le presentazioni, sì. Io mi ero distratto. Sì, allora cominciamo con. Ah sì, c'è il programma. O seguiamo il C'è un programma. programma, però va Allora benissimo. seguiamo il programma, come volete, Me lo io guardo, appunto. me lo guardo. Va bene. Allora seguiamo il programma. Sì, quindi comincia Monica Fedeli. Sposti lì per sentire. Va bene. Sì. Noi abbiamo Monica Fedeli dell'Università di Padova. Bene, grazie, buongiorno a tutti, felice di essere qui. È veramente anche un onore, un privilegio poter condividere con colleghi quello che stiamo facendo. È una pratica che stiamo così mettendo in piedi ormai nell'ultimo anno. Ci sono stati una serie di incontri nelle varie università italiane che hanno appunto posto così a confronto le varie iniziative, le varie pratiche e attività rivolte allo sviluppo professionale appunto dei docenti. In questa occasione vi racconterò un po' quello che stiamo facendo a Padova, come abbiamo iniziato e come stiamo così prefigurando degli scenari futuri per poter proseguire insieme. Questo è un modello che si è così strutturato man mano nel tempo, sulla base delle nostre esperienze, e si è consolidato da un modello chiaramente in progress,
che stiamo scrivendo insieme ai nostri docenti e anche ai nostri studenti. Abbiamo iniziato con delle attività richieste dagli ingegneri, dalla scuola di ingegneria nel 2015, quindi con un gruppo di 30 ingegneri che ci hanno chiesto formazione e su appunto metodi di active learning. E da lì quindi siamo partiti da una dimensione che chiamiamo instructional design, quindi da una dimensione proprio della progettazione, diciamo, della didattica in aula o in laboratorio o in altre attività dove appunto andiamo a fare didattica. E, offrendo una prima attività di formazione con attività basate soprattutto su active learning. Diciamo che il core della nostra formazione è proprio questo, cioè noi formiamo gruppi non più numerosi di 30 persone su attività e su metodi e tecniche di active learning in un percorso che è strutturato in un primo incontro di 6 ore, in un retreat, quindi in un incontro residenziale venerdì, sabato e domenica per tutti e diciamo obbligatorio per chi vuole partecipare a tutto il percorso, e a un incontro di follow up dopo 6 mesi dove condividiamo ciò che è stato realizzato, perché i punti di forza, le debolezze, le criticità, eccetera. Questo è il nostro, diciamo, uno dei nostri percorsi, questo è quello standard, basic. Dall'altra parte, contemporaneamente, l'Ateneo ha creato un gruppo costituito dalla sottoscritta, dal professor Carlo Marigonda, che è un collega di matematica che si occupa fondamentalmente di tecnologie, e dalla nostra prorettrice della didattica, appunto Daniela Mapelli. E lì abbiamo lavorato nel sostegno organizzativo, nel creare una cultura dell'innovazione, perché in realtà sapete che le due dimensioni vanno un po' a pari passo, cioè un'organizzazione che si pone davanti all'innovazione didattica si pone anche delle questioni a livello organizzativo, non possono essere chiaramente separate. Nello stesso tempo la governance ha spinto molto dopo una fase di resistenza iniziale nel confronto a livello internazionale, nella creazione di strumenti comunicativi rivolti a tutti, nella creazione, nelle comunicazioni, nelle diverse commissioni di governance, tra la commissione per esempio dei direttori di dipartimento, i presidi della qualità, eccetera, comunicazioni continue, calendarizzate e messe in ordine del giorno, in cui si raccontava quello che si stava facendo. E quindi poi comunicazioni continue con i colleghi. Ecco, questo è un approccio, io mi occupo di sviluppo organizzativo, questo è un approccio che chiamiamo appunto top down e bottom up, perché da una parte, diciamo, si sono mossi i docenti singolarmente, i gruppi con desideri, bisogni, eccetera, dall'altra parte la governance dall'alto ha sostenuto. Ci siamo resi conto che questo era un modello per noi. Noi abbiamo una struttura molto verticale, 2500 docenti, quindi anche molto complessa e grande come università, che servivano dei mid manager, quindi delle figure intermedie che potessero essere un po' da raccordo all'interno di questo modello. E quindi l'anno scorso abbiamo fatto un percorso insieme alla British Columbia di Vancouver, abbiamo fatto un percorso per delle figure, 25 docenti, che abbiamo chiamato Change Agent, quindi questi sono i promotori di cambiamento all'interno dei dipartimenti, quindi quelle figure che storicamente sono sempre occupate all'interno dei dipartimenti di didattica, che hanno partecipato almeno a 2 percorsi che abbiamo offerto, quindi almeno 80 ore di formazione prima, e che poi in l'anno scorso hanno partecipato a questo percorso di 50 ore. Questi diventano un po' le figure di collegamento tra i direttori, i presidenti delle scuole e i colleghi. Questo è un po' il modello che, ripeto, è in continua crescita e in progress. Gli interventi che proponiamo, oltre al, cioè il nostro, diciamo, corso così base è un corso residenziale, un percorso residenziale di cui appunto vi dicevo prima. Poi alcuni dipartimenti hanno organizzato i corsi della didattica, abbiamo fatto 2 festival in città con il Galileo Festival sulla didattica, e quindi chiamato anche
cittadini, oltre che studenti e docenti, settimane residenziali invece a Bressanone per i new faculty, abbiamo una sede a Bressanone, quindi lì abbiamo fatto tre volte, diciamo tre edizioni, workshop con cadenza mensile, workshop anche in altri atenei con i quali ci siamo confrontati, e poi Digital Weeks, workshop per le tecnologie, e qui abbiamo appunto un centro e-learning che si occupa principalmente di questo. I workshop che proponiamo, questi sono in linea di massima alcuni dei temi, come vedete, e basati soprattutto su appunto su active learning, quindi da feedback assessment, da small group activities, dalla learning community, micro teaching. Ecco, questa è una caratteristica di tutti i nostri corsi. Tutti i nostri docenti fanno un micro teaching alla fine del corso, e quindi tutti i nostri docenti si confrontano con i colleghi in un'attività che presentano come se fosse una piccola e breve lezione in cui mettono in pratica i metodi che hanno appreso durante l'attività. Le tecnologie Digital Week, ogni anno ne facciamo alcune, questi sono i temi dei workshop sulle tecnologie, quindi come vedete diversi. Normalmente i workshop in questo caso durano dalle 2 alle 3 ore e i docenti si iscrivono liberamente, i gruppi sono sempre massimo 30, quindi una volta raggiunto il numero si chiude l'iscrizione e si ripropone la settimana dopo. Abbiamo anche investito, qui parlo anche a nome del collega, energie nei MOOC che appunto stiamo realizzando con tre, appunto, anche con noi, mi sembra che sì, esatto, anche con Federica, esattamente, e che stiamo veramente promuovendo in questo ultimo anno. Nella colla che abbiamo fatto c'è stata una altissima richiesta da parte dei diversi dipartimenti della realizzazione appunto di MOOC, poi vi dirò un po' della colla come l'abbiamo organizzata. E da 2 anni l'Ateneo ha investito 1 milione di euro l'anno, quindi su cui abbiamo costruito appunto questa call di cui vi dicevo. 1 milione di euro per l'innovazione didattica a disposizione dei dipartimenti che scrivono e presentano progetti sull'innovazione didattica e che una commissione appunto analizza e finanzia ai diversi dipartimenti. Per questo, come dicevo prima, è importante, perché all'interno di ogni progetto abbiamo un change agent che è responsabile, che già sa che cos'è l'innovazione didattica, quindi nel momento in cui ci arriva il progetto normalmente è un progetto ben fatto e strutturato. E siamo partiti, come dicevo, nel 2015 senza fondi, tipo 10.000 euro, una cosa così. L'anno dopo c'è stato un investimento un po' più importante e poi finalmente appunto siamo arrivati a mettere così a bando questi fondi. Edu Open, con i quali abbiamo appunto MOOC, ma penso che anche tutti voi in questo possiamo condividere, e vari percorsi, e in questo caso il percorso di Precalculus, e tre in preparazione, Future Learn, facciamo parte a livello internazionale appunto di Future Learn, che è uno dei più prestigiosi network per la realizzazione di MOOC, e qui sicuramente più impegnativa la realizzazione. Stiamo adesso appunto nell'ultima call hanno richiesto altri 4-5 MOOC, quindi stiamo arrivando al numero di 7-8. Ed infine penso quello, ecco, 2 MOOC pubblicati e 7 in preparazione, e l'altro appunto è Federica, con i quali stiamo collaborando per la realizzazione di proprio insegnamenti e corsi online che offriamo agli studenti come in aggiunta allo stesso insegnamento. E quindi anche questa è un'esperienza che da un paio d'anni si sta consolidando. Le nostre un po' unità di analisi, noi come penso anche altri atenei, facciamo una ricerca azione interna, essendo un gruppo di
tre, ma avendo a disposizione tutto l'ufficio statistico che appunto ci accompagna nella elaborazione dei dati e appunto una parte di segreteria, nel senso che l'organizzazione è più ampia. Perché questo? Perché vogliamo monitorare continuamente come stiamo andando, dove stiamo andando, il successo delle nostre iniziative o meno e le implicazioni, le ricadute sulla didattica. Abbiamo sin dall'inizio stabilito dei criteri, soprattutto abbiamo iniziato con la scuola di ingegneria sul dropout, perché uno degli obiettivi che ci siamo posti appunto grazie a questa azione era una riduzione seppur minima del dropout nei tre anni successivi in cui abbiamo iniziato questa attività, e abbiamo visto che c'era avuto una riduzione del 5-6%, che non è per carità un risultato stellare, ma è significativo pensando che prima ce l'avevamo del 30%, quindi mano a mano stiamo calcolando se gli studenti che partecipano a corsi, i docenti che hanno fatto questo tipo di attività sono in corso e danno un esame al primo appello e quindi riescono subito a proseguire. Questo è un altro degli obiettivi, e poi le varie appunto valutazioni, voti d'esame eccetera, abbiamo tutta una griglia con i vari criteri. Detto questo, continuiamo con azioni ed interventi che creano cultura organizzativa, che creano condivisione non solo tra chi ha partecipato, ma anche tra chi magari con meno curiosità può essere così coinvolto in semplici attività di 2-3 ore che promuoviamo costantemente per tutti i docenti. Abbiamo sviluppato degli strumenti che abbiamo validato nei 3 anni, avendo formato circa 500 docenti. Il primo si chiama Teaching Perspective, che potete trovare a questo link, ed è uno strumento che è stato creato appunto dalla British Columbia, che abbiamo tradotto e validato, e quindi che lo trovate in italiano open source chiaramente, ed è sulle Teaching Perspectives. Cioè, noi iniziamo sempre da questa domanda: che tipo di docente sono quando entro in classe? Ognuno di noi ha le proprie caratteristiche, ognuno di noi ha la propria personalità, e ognuno di noi insegna in un modo che è proprio, che è personale. Quindi iniziamo da un percorso di riflessione su come insegno e perché insegno in quel modo. E su questo il primo strumento che utilizziamo è proprio questo, quindi questo delle Teaching Perspective. Poi abbiamo sviluppato delle schede di osservazione, perché le varie comunità hanno cominciato già da un paio d'anni a fare peer observation tra di loro, ne parlavamo stamattina con il collega, quindi i colleghi vanno in aula e si osservano e si danno feedback. Una attività che rimane assolutamente privata e condivisa solo tra chi è coinvolto, non abbiamo nessun controllo di questo e non lo vogliamo neanche, sappiamo però, registriamo le attività che si realizzano e come si realizzano. Materiale e schede per la realizzazione del micro-teaching, con il quale ci diamo feedback, quello che vi dicevo prima, strumenti di valutazione sulla soddisfazione della formazione che facciamo, o per gli studenti, oltre al famoso questionario che tutti conosciamo, abbiamo sviluppato un altro questionario intermedio che abbiamo completamente sostituito da quello che insomma le classiche domande aperte. Per chi vuole andiamo a misurare active learning e come l'active learning è stato realizzato e se gli studenti sono soddisfatti di questo, e poi strumenti di valutazione appunto dell'impatto di cui appunto dicevo prima sulle pratiche a breve e a lungo termine. Il totale, questa è la situazione di aprile, quindi i dati vanno un po' aggiornati, ne abbiamo un centinaio di più che abbiamo fatto, l'ultimo ce l'abbiamo questo fine settimana. Questi i dipartimenti che hanno partecipato, i gruppi, come vedete una grossa presenza delle STEM e meno quindi delle scienze umane, anche qui penso che sia molto comune. I gruppi, come vedete, non sono numerosi e quindi questi un po' i numeri. I partecipanti per anno, l'aggiornamento, quest'anno supereremo sicuramente i 158 dello scorso anno, arriveremo intorno a 180-190, quindi vedete il primo gruppo di ingegneri erano 28,
La distinzione di genere, anche qui siamo stati fortunati perché questo invece è un caso, nel senso che non abbiamo precedentemente considerato quello, però come vedete c'è un buon equilibrio in termini di partecipazione. I new faculty, per noi new faculty sono ricercatori universitari, RTDB e RTDA. So che la maggior parte di voi qui è RTDB e quindi che siete coinvolti in questo percorso. Abbiamo fatto diversi percorsi, sempre a gruppi da 30. I nostri RTDB e RTDA RU sono stati fortemente, calorosamente spinti e supportati nella scelta di questo percorso, quindi diciamo che siamo riusciti ad avere circa l'80%. Questo è stato il risultato. Su questo siamo stati per un anno e mezzo nella European University Association a livello internazionale, ci siamo confrontati molto perché Daniela Mapelli ed io facevamo parte del gruppo di Faculty Development and Professional Development e abbiamo visto che anche a livello internazionale tra il 70 e l'80% diciamo che è una percentuale molto verosimile in termini di coinvolgimento, nonostante che qualcuno poi è anche impegnato in attività di ricerca e fuori eccetera, e poi i resistenti ci stanno sicuramente sempre. Change Agent, anche qui il gruppo di partecipanti, un gruppo piccolo, questo invece è stato un percorso residenziale solo alla fine, qui c'è stato un incontro al mese per 6 mesi e poi un incontro finale, un retreat, con loro abbiamo riscritto anche le politiche di Ateneo sull'innovazione didattica, nel senso che l'abbiamo coinvolti anche nella parte organizzativa e proprio perché in realtà volevamo ascoltare bene quali fossero anche le loro prospettive ed includerle in questo. Forse una cosa che non ho detto, a differenza di altri Atenei, noi non abbiamo iniziato con i ricercatori, ma abbiamo iniziato, la partecipazione è volontaria e quindi si iscrive in realtà chi vuole con una così comunicazione che mandiamo, chiudiamo sempre a un numero di 30, quindi oltre i 30 faranno il percorso successivo e le nostre attività sono o di dipartimento, perché un dipartimento ha un gruppo e chiede l'attività, oppure di Ateneo, facciamo 3-4 corsi tutti gli anni e attività rivolte a tutti i docenti e quindi il caso interdisciplinare visto e solo su base volontaria, a parte come dicevo prima gli RTDB, RTDA, gli RU che però abbiamo cominciato a fare da un paio d'anni, all'inizio siamo partiti appunto con docenti di tutti i livelli. Questa è la compilazione del questionario a fine percorso, nel senso sulla soddisfazione, sulle attività fatte da parte dei docenti che hanno partecipato, e con un tasso di risposta abbastanza alto, come vedete, e queste sono alcune delle domande del questionario, che ha 36 items, quindi che è abbastanza complesso, ma vi riporto quelle più generali così per avere una prima idea. Questa è sulla soddisfazione, vedete che anche qui la soddisfazione è importante, è alta, strongly agree 70%, 20% somewhat agree e nessuno nella parte diciamo più bassa, quindi come vedete poi per le percentuali, che ne so, i dipartimenti di medicina per esempio sono molto molto curiosi, presenti e interessati. Se c'è una parte, la parte in verde che vedete, come vedete è degli faculty, ma qui ce l'avevamo un pochino messo in conto, anche se la percentuale è bassa, perché molti sono stati veramente spinti dai direttori, dalla organizzazione e quindi un conto lavorare con volontari che hanno scelto, un conto lavorare con persone che in qualche modo sono stati coinvolti in maniera diversa. Questo sull'utilità del programma, se appunto lo ritengono utile per il loro insegnamento, per l'innovazione, per quello che stanno facendo, e anche qui vedete
che la soddisfazione è alta, è importante. Se appunto ritengono di poterlo, di volerlo raccomandare ad altri colleghi in termini di partecipazione, e la maggior parte lo fanno, e diciamo che il passaparola per noi ha funzionato benissimo, nel senso che chi è venuto e ha avuto soddisfazione e ha avuto in qualche modo ricaduta e impatto sulla propria didattica, lo ha sicuramente consigliato ad altri colleghi. Alla fine del percorso, questi sono i quattro percorsi che noi abbiamo, alla fine del percorso i nostri docenti ricevono un open badge che abbiamo realizzato insieme a Cineca e che abbiamo finalmente inserito nella nostra pagina UniPD. Se voi andate sulla pagina UniPD dei nostri docenti, c'è una nuova etichetta che si chiama sviluppo professionale, e all'interno di quell'etichetta i docenti raccolgono questi ed altri badge che raccolgono per altre attività di formazione anche nelle varie discipline. Quindi, come vedete, i percorsi sono quattro: un percorso di base, un percorso new faculty che è più lungo rispetto al percorso di base, che quindi quello dedicato a colleghi come voi, il percorso di change agent, e un secondo livello che va appunto a seguire il percorso base. Arrivo a concludere per ora, poi magari se volete, quando anche gli altri colleghi hanno presentato, se ne può discutere. E se avete anzi delle domande, ben felice, perché questa modalità sicuramente dopo 2 ore abbassa il livello di attenzione. Le linee di sviluppo, alcune delle linee di sviluppo: continuare ad offrire opportunità di sviluppo professionale di formazione, implementare da parte della governance un sistema che riconosca la didattica così come la ricerca nelle varie attività. Parlavamo prima che a livello nazionale ancora forse non abbiamo la maturità per farlo, ma penso che gli Atenei invece possano prendere delle misure ed attivare delle strategie su questo sicuramente. Promuovere comunità di pratica e peer observation, quindi abbiamo visto che una delle modalità per apprendere meglio è proprio quella di osservarsi e di farsi osservare, e è sicuramente un'attività che deprivatizza l'insegnamento, è un'attività che ci fa discutere di quello che facciamo in aula, che noi non lo facciamo mai perché parliamo sempre di ricerca e non parliamo mai di didattica. È un'attività che crea appunto dialogo, condivisione, cooperazione, e che ci fa stare insieme in maniera diversa perché discutiamo su qualcosa che abbiamo visto e vissuto insieme. Promuovere, e questo lo stiamo facendo, lo diceva appunto prima anche la Maura Striano, un network nazionale e istituzionale, continuare a partecipare al dibattito europeo che per quanto ci riguarda ci ha fatto crescere moltissimo e ci ha coinvolto ed inserito in un network con il quale ci confrontiamo in continuazione e ci dà appunto supporto e ci diamo supporto reciprocamente. Per continuare a promuovere appunto innovazione nella didattica. Io direi che questa è la prima così, la presentazione, la parte che volevo condividere. Lascerei spazio agli altri colleghi, e non lo so quando, se sono previste domande dopo. Ecco. Ok, quindi vi ringrazio tantissimo dell'attenzione e spero appunto di poter confrontarmi con voi poi dopo nella fase di discussione. Grazie. Allora seguiamo il percorso, quindi invito Antonella Lotti di Genova a presentarci la sua, il contributo rispetto alla sua università. Antonella Lotti, tra l'altro, è una dei 2 colleghi che abbiamo invitato a tenerci dei workshop esperienziali nelle 2 date che abbiamo indicato, quindi ecco, la vedete in carne ed ossa, e lei è l'esperta di problem based learning, che sarà il workshop di ottobre, a fine ottobre. Raccoglieremo poi le iscrizioni ai 2 workshop, vi mandiamo una scheda di iscrizione attraverso la quale raccoglieremo le vostre adesioni.
Bene, grazie a tutti, soprattutto a Mauro Striano e al professor Sarpieri per questo invito. È un'occasione questa di confronto anche tra di noi, perché devo dire che anche noi abbiamo cominciato a Genova nel 2016 e quindi qualche anno fa, solo 3 anni però alla fine, però devo dire che in questi 3 anni la cosa che forse è stata veramente più utile e fondamentale è stato questo incontro con le altre università e innanzitutto con l'Università di Padova, inizialmente con Monica Fedeli e il suo gruppo. Però devo dire, noi abbiamo imparato molto dall'incontro proprio con tutti i colleghi, e voi vedrete adesso racconterò, appunto abbiamo rubato un po' da Roma, un po' da Cagliari, un po' da Bologna, un po' da tutti quanti, proprio perché quando si comincia queste cose non si sa mai bene che cosa bisogna fare, e il confronto con gli altri è estremamente importante, e anche mantenerlo serve appunto a crescere tutti. E anche i nostri ricercatori di tipo B che hanno partecipato a queste, il fatto di sentire anche l'esperienza degli altri gli lascia dei semi, che casomai ritornano fuori dopo un anno, 2 anni, e dicono: ma perché non facciamo che noi, ma hanno fatto loro quelli, no? Per cui penso che queste occasioni siano veramente molto molto importanti. Le iniziative che noi abbiamo svolto dal 2016 a oggi sono più o meno queste 11. Io ve le narro così come se fosse una storia, perché sono nate, si sono sviluppate in maniera un po' incrementale di anno in anno. Noi abbiamo comunque cominciato nel 2016 a livello di Ateneo, proprio se voi guardate nella foto a destra la quarta persona è la professoressa Michela Tonetti, che è una biochimica, professore ordinario di biochimica, viene nominata dalla nuova governance, dal nuovo rettore, come prorettrice alla formazione, e lei dice: io sono una biochimica, non sono mai occupata di didattica a livello così di istituzionale, no? Per cui veramente non so da che parte cominciare. Quindi ha iniziato a guardarsi intorno e ha scoperto appunto che a Padova facevano delle cose. E quindi ha iniziato a pensare come si poteva fare. La prima cosa che lei ha fatto è stata quella di organizzare un gruppo di Ateneo, quindi ha individuato all'interno delle 5 scuole che ci sono a Genova le persone che in qualche modo erano più motivate a occuparsi di didattica universitaria, che non necessariamente dovevano essere pedagogisti, perché io sono una pedagogista, Monica Fedeli lo è, siamo nei nostri dipartimenti di scienza e formazione, insegniamo queste cose, però in realtà la didattica universitaria è qualcosa che tocca tutti in maniera trasversale. E quindi vedete che intorno a questo tavolo ci sono parecchie persone che vengono da diversi dipartimenti, da economia, dalla politecnica, da lingue, da chimica, eccetera. E quindi la prima cosa che è stata fatta è stato creato questo gruppo che viene chiamato GLIA. GLIA appunto è una struttura biochimica che permette le connessioni del sistema nervoso, lei essendo appunto una biochimica l'ha voluto chiamare così. E da questo punto noi abbiamo iniziato a chiederci come gruppo che cosa volevamo fare. In realtà la prima cosa che ci siamo detti: vorremmo così che i docenti, come voi, cioè non è che dovessero apprendere delle cose nuove, ma si fermassero a riflettere sulle pratiche didattiche, su che tipo di docenti sono, che difficoltà hanno, che cosa vorrebbero migliorare nel campo della didattica ma anche della valutazione. Poi volevamo favorire lo scambio di buone pratiche, perché sicuramente noi abbiamo 1200 docenti e molti fanno cose che probabilmente hanno voglia di condividere. Poi anche qui organizzare invece delle cose più istituzionali, quindi seminari, workshop, ma non solo. E poi l'idea era un po' quella anche di creare una sorta di struttura permanente, come esiste a livello internazionale nei vari Atenei. Voi siete tutti ricercatori di tipo B, andate in giro per il mondo, e quando andate a fare formazione oppure attività di ricerca nelle università straniere, forse non avete mai notato, ma lì esistono questi teaching learning center che sono veramente diffusi, capillari ovunque, che sono di sostegno al rinnovamento, alla promozione di una didattica più attiva. E quindi anche noi volevamo provare a creare un teaching learning center di Ateneo. E poi l'altra cosa era, come diceva prima Monica, di iniziare a creare, no, dei gruppi di lavoro ed entrare a lavorare in questi gruppi di lavoro, sia a livello nazionale sia a livello internazionale. Per far questo la prima cosa che abbiamo fatto nel 2016 è un questionario, perché la professoressa Tonetti, che è la nostra biochimica, ci diceva: ma siamo sicuri che poi i nostri docenti queste cose interessano? Quindi prima di fare un buco nell'acqua è stato fatto un questionario a tutti i docenti
Questo questionario era stato appunto promosso e creato e validato già a Padova. Abbiamo creato un gruppo di 8 università che si sono riuniti insieme, tra cui c'era Torino, c'era Catania, Foggia, Bologna, Firenze, Camerino, ed è stato diffuso. Ritornando a questo questionario ci siamo resi conto che sì, su il 65% dei docenti che ha risposto, quindi, che è una percentuale alta, diceva sì, noi diamo importanza alla didattica e facciamo delle cose, abbiamo delle difficoltà, vorremmo condividere le nostre esperienze di innovazione, vorremmo però anche, tra virgolette, essere formati e avere un sostegno. E quindi a questo punto ci siamo sentiti legittimati ad andare avanti. E per fare questo, innanzitutto non sapevamo quanto come muoverci, quindi abbiamo un po' visto cosa succedeva a livello nazionale e poi abbiamo iniziato a guardare un po' anche a livello internazionale e abbiamo scoperto appunto che in effetti questi teaching learning center esistevano. Alcuni siamo andati a visitarli in Canada, sempre in Canada, McMaster, McGill, Montreal, eccetera. Siamo stati a Northampton in Inghilterra, siamo stati ad Aalborg in Danimarca. Sfruttando dei fondi Erasmus che avevamo, siamo andati un po' a vedere cosa stava succedendo in giro per il mondo, anche per capire da un modello proprio dal punto di vista organizzativo come questo si collocava all'interno proprio dell'organigramma di Ateneo. E siamo anche stati in Finlandia. Dopodiché abbiamo deciso di partire con le prime attività. Le prime attività le abbiamo fatte così, aperte a tutti, su base volontaria veniva chi voleva, e abbiamo fatto aperitivi pedagogici e workshop. Gli aperitivi pedagogici praticamente sono una conferenza che dura un'ora e mezza, che viene proposto all'una su vari temi, invitando delle persone sia dall'estero che dall'Italia su alcuni temi trasversali che poi adesso vi presento, sull'active learning, team-based learning, strategie, eccetera. Questi relatori parlano per circa tre quarti d'ora, dopodiché si discute insieme mangiando qualcosa, e questo ha iniziato così a permettere di abbordare alcuni temi, di iniziare a capire chi erano le persone che veramente erano interessate a questi temi. Dopodiché abbiamo fatto partire però anche i workshop sono appunto delle forme di formazione che durano dalle 4 alle 8 ore, aperte al massimo a 20 partecipanti, dove invece c'è la possibilità di imparare facendo. Quindi abbiamo visto che i temi potevano toccare dal public speaking, cioè come rendere più attiva una lezione, però concentrandoci di più proprio sul docente, sull'utilizzo della voce, la prossemica, come ci si muove all'interno degli spazi, eccetera. Altri come rendere più partecipato a una lezione, prendendo a spunto proprio un workshop che avevamo fatto ad Arezzo, coordinato da Monica Fedeli e da suoi colleghi. E voi vedete già qui che sono tutti docenti, ci sono docenti che vengono da vari dipartimenti, da ingegneria, da, non li conoscete, comunque lo dico io, da vari dipartimenti, che però lavorano insieme, cioè a piccoli gruppi, ed è anche un modo per conoscerci, perché di solito noi siamo all'interno dei nostri dipartimenti e non è che ci conosciamo tra tutti, invece questo è un modo per iniziare a conoscere anche i colleghi che provengono da altri dipartimenti e che hanno a volte le stesse difficoltà che abbiamo noi, andare in aula a fare lezioni, a motivare gli studenti, a far partecipare quelli delle ultime file, quelli a condividere le difficoltà che si hanno con gli esami, eccetera. Questo è un workshop invece sulla Flipped Classroom e abbiamo invitato ad esempio un collega dell'Università di Nizza. Vedete, questo è sul team based learning, sono tutti workshop molto pratici, dove sono pochi docenti provenienti da dipartimenti differenti che imparano facendo. Questo sul problem based learning. Vedete qui proprio viene simulato un'attività di problem based learning, come faremo con voi quando ci troveremo a Capri, dove viene dato un problema agli studenti, quale lo devono discutere in maniera attiva con la guida di un docente facilitatore. Vedete, qua si sta in cerchio, una persona sta alla lavagna, gli altri si devono discutere guidati dal docente. I temi che sono stati affrontati negli aperitivi e nel workshop sono quelli che ci ha già detto Monica Fedeli prima. Praticamente noi abbiamo pensato di dedicare uno spazio alla progettazione, quindi come scrivere
le competenze, i risultati di apprendimento che ci vengono richiesti dalle schede di insegnamento, come farle queste schede in maniera allineata costruttivamente, come scegliere poi i metodi di insegnamento e i metodi di valutazione, poi tutto un blocco dedicato alle strategie didattiche, dalla didattica partecipativa, alle tecnologie per la didattica, al problem based learning, flipped classroom, team based learning, la simulazione. Da noi è molto forte il centro di simulazione clinico, cioè più in ambito medico, abbiamo un grande centro di 800 metri quadri con manichini eccetera, però abbiamo visto che questo spazio può essere utilizzato anche per sviluppare le competenze di comunicazione interpersonale degli studenti di legge, degli studenti di economia, di marketing, quindi in effetti anche di psicologia, per cui questo spazio è diventato poi anche uno spazio di utilizzo, però i docenti volevano essere formati su questa pratica della simulazione, come costruire gli scenari, come costruire i copioni per i clienti simulati eccetera. Una parte dedicata invece alla valutazione, di solito i docenti non fanno tanta valutazione formativa, no? In itinere, feedback, peer review eccetera, e quindi abbiamo pensato che fosse necessario soffermarsi su questo, però una parte anche dedicata alla costruzione dei quiz. E poi ci è stato chiesto di dedicarci agli studenti con i DSA, quindi molti di noi hanno studenti che ti dicono che hanno la dislessia, disgrafia, discalculia, come comportarsi, e quindi abbiamo organizzato sia seminari che workshop, discussione di casi, per conoscere meglio quali sono gli strumenti che si possono avere a disposizione per fare una didattica più inclusiva. Abbiamo invitato per questi aperitivi e per questi workshop docenti sia provenienti da atenei internazionali, quindi dalla Francia, dall'Inghilterra, dagli Stati Uniti, altri da altri atenei italiani, come dall'Università di Padova, di Foggia, di Cagliari, eccetera, e poi altri invece abbiamo valorizzato le risorse interne, e altri vedete anche dal CNR, da tecnologie educative o dal teatro. I partecipanti più o meno sono questi, sono un buon numero, non vi ho portato la differenziazione per dipartimenti. Quindi dopo questo primo anno noi ci siamo resi conto che, come le chiocciole che escono quando, dopo la pioggia, c'era una serie di persone che erano estremamente motivate a questi temi, che quindi valeva la pena andare avanti. Però queste persone ci chiedevano di incontrarsi tra di loro per iniziare a raccontare le cose che facevano, perché molti avevano seguito aperitivi, workshop, avevano iniziato a mettere in atto delle cose, però volevano confrontarsi per sapere se facevano bene o se facevano male, volevano raccontare, volevano andare avanti, e per questo praticamente ci siamo resi conto che un grande strumento poteva essere la comunità di pratica. Ma cos'è la comunità di pratica? Io devo dire che sono una pedagogista, l'avevo studiata tutto quanto, però in realtà non sapevo bene come si doveva fare. Quindi sono andata a vedere che in effetti c'era a Helsinki questo convegno internazionale sul faculty development, e c'era proprio un workshop dedicato alla community of practice. Quindi sono andata a seguirlo e ho scoperto in effetti che c'erano soprattutto dei docenti che venivano dal Canada, ma da Boston, da Boston, New York, che facevano e ci hanno fatto capire come si dovevano condurre, come si dovevano fare. E abbiamo capito che sono in effetti dei gruppi di docenti che si incontrano in maniera informale per discutere tra di loro una volta al mese per 2 ore le cose che stanno facendo. Può essere sia per dipartimento, per scuola, oppure per metodologia. Che in effetti questo porta un po' un cambio di paradigma, cioè tu passi un po' da una didattica, no? Da un gruppo, una formazione formale per individui, invece a una formazione che diventa informale per gruppi sul posto di lavoro. E in qualche modo, riprendendo questo che è secondo me una buona definizione dei 4 approcci che ci possono essere nella didattica, cioè nella formazione, nello sviluppo del personale docente, quindi che può essere da informale a formale, da individuo a gruppo, la community of practice rimane sicuramente nella parte informale di gruppo, e abbiamo deciso quindi di metterla in atto. Anche perché appunto leggendo la letteratura ci si rendeva conto che si dice che in effetti sono molto, come posso dire, sviluppano un gran senso di appartenenza, no? Di autoconsapevolezza, senso di comunità. E quindi abbiamo introdotto nel 2017-18 le comunità di pratica. Ne abbiamo creato una per scuola, noi abbiamo la comunità di scienze sociali, questa della scuola politecnica, della scienze mediche e farmaceutiche, scienze umanistiche,
e di scienze fisiche, chimica, naturali, eccetera. È un incontro che dura un paio d'ore, si fa di sempre all'ora di pranzo, dall'una alle tre, ognuno porta qualcosa da mangiare e ognuno racconta quello che fa. Vi faccio vedere in 30 secondi come funzionano. Praticamente voi vedete che ci si incontra, vabbè, nelle varie parti della città, qua al dipartimento, sul quattro dipartimenti, e i vari ricercatori di tipo B, in questo caso di fisico, di biologia prima, raccontano quello che loro hanno prodotto come didattica per loro innovativa. Quindi chi ha iniziato a utilizzare Socrati, chi ha iniziato a usare Kahoot, chi ha iniziato a utilizzare, che ne so, altre metodologie, anche più complesse, tra cui ad esempio una di chimica aveva introdotto il team based learning nel suo corso di laurea di chimica al secondo anno, e un altro invece proprio introdotto il problem based learning alla laurea magistrale e per tutto il corso, per cui erano esperienze che comunque erano un po' nate in embrione, che però raccontandole lì hanno fatto poi un effetto di contaminazione, per cui anche altri poi hanno iniziato a introdurlo o lo vorranno introdurre. Arriviamo al 2018, c'è una... a questo punto ci rendiamo conto, anche sentendo un po' l'esperienza di Roma, che loro hanno progetto Quid, che fanno una formazione strong, lunga, per i loro docenti. Noi conoscevamo bene l'esperienza del primo anno fatta a medicina con Fabrizio Consorti, Pietro Gallo, eccetera, sapevamo che l'avevano allargato ormai a tutto l'Ateneo, conoscevamo anche il... progetto che faceva Torino, IRIDI, che praticamente è la formazione di 50 docenti per 10 incontri ogni 15 giorni, quindi una formazione lunga, impegnativa, e ci dicevamo anche noi avremmo bisogno di fare qualcosa del genere, perché aperitivi viene chi vuole, workshop viene chi vuole, comunità di pratica è informale. Forse abbiamo bisogno anche noi di formare un gruppo tipo quello che è a Padova di Change Agent. E per fare questo è stata così, abbiamo avuto l'idea di creare questo corso For You che adesso vi racconto. E poi abbiamo iniziato a pensare, come ci diceva anche prima Monica, bisogna iniziare a fare ricerca su queste cose. Noi siamo all'università, non siamo un ente di formazione, facciamo queste cose, vogliamo capire se hanno un impatto oppure no. E poi sentivamo l'esigenza di incontrare a livello nazionale con tutti. Quindi abbiamo creato questo corso For You, poi sulla falsariga mettendo un po' insieme soprattutto IRIDI, direi, più che Quid, che è più lungo, un corso di formazione, quindi sull'innovazione, sulle didattiche universitarie, articolato in 6 incontri per 30 docenti, chiedendo però su base volontaria che però venisse almeno uno per dipartimento. Noi abbiamo 22 dipartimenti, con un calendario ogni 2 settimane per 4 ore al pomeriggio, con un'assenza concessa di 20%. Questa è la nostra locandina, i temi sono il ruolo del docente universitario, che è stato condotto da Monica Fedeli e Taylor, i quali appunto ci hanno introdotto al TPI, a riflettere appunto su quali sono le nostre prospettive come docenti, eccetera. Poi come si apprende da un punto di vista sia psicologico ma anche neuroscientifico, la memoria, l'apprendimento, cosa sono, come funzionano. Poi la progettazione formativa, sempre Padova, quindi come scrivere le competenze e i risultati di apprendimento attesi in modo allineato per le nostre schede. Poi i metodi e le strategie didattiche con Giovanni Bonaiuti, appunto, dall'Università di Cagliari, e poi la valutazione degli apprendimenti con Pierpaolo Limone, che è un professore di pedagogia sperimentale dell'Università di Foggia, che l'altro ieri è stato eletto rettore, il più giovane rettore dell'Università italiana, e poi abbiamo fatto il feedback. E vedete anche qui, non ci sono gli istogrammi, che però la soddisfazione di tutti questi è molto molto alta, sul 90%, e tutti dicono che lo proporrebbero in effetti ai loro colleghi. Cambiamenti percepiti, la consapevolezza, una maggiore consapevolezza grazie al TPI di cui ci parlava prima Monica, una maggiore attenzione allo svolgimento della lezione, un modo diverso di organizzare la lezione, alcuni hanno introdotto il team based learning, il problem based learning, hanno iniziato a usare il World Café, che ci aveva così presentato anche Monica, hanno iniziato a usare Mentimeter, Kahoot, queste app che rendono più partecipate le lezioni anche se c'hai 100-200 studenti.
Poi il fatto di hanno iniziato a usare tra di loro la peer review per dare compiti agli studenti e farli valutare tra loro, e usato così. E notano che in effetti gli studenti sono più partecipi, che sono più preparati, però sono percezioni, perché adesso le cose si vanno a vedere però alla fine di questo anno, quindi faremo ricerca su questo, vedremo un po' anche cosa dicono gli studenti. E quindi ci sono dei cambiamenti che loro percepiscono, quindi ritengono utile questo corso. Poi vi faccio vedere un piccolo video. A questo punto si decide di fare un convegno nazionale a Genova per condividere a livello nazionale con cosa sta succedendo. Però prima di fare questo decidiamo che il giorno prima di fare un pre-conference workshop, un po' l'idea che diceva prima Mauro, che diceva anche Monica, cioè di fare un workshop con una persona molto brava a livello internazionale. In questo caso sul team based learning viene questo docente che è Simon Tweder, che è responsabile europeo del team based learning collaborative, il quale per questo workshop è aperto a tutti, e vediamo che vengono metà docenti di Genova, ma metà docenti da tutta l'Italia, che venivano quel giorno dopo per il convegno, però vengono da Trento, da Cagliari, da Padova, da Palermo, da Bari, cioè da Camerino, da moltissime università italiane. Ed è stato bellissimo per creare questi gruppi misti dove la gente non si conosceva e ha avuto modo di conoscersi e di condividere esperienze. Il giorno dopo parte il convegno, e il convegno all'inizio ha una sua parte così, diciamo così, più istituzionale, più formale. E qui avevo messo due slide per il professor Serpieri, perché lui chiedeva di mettere un'attenzione soprattutto su cosa facciamo noi per gli RTDB. Noi sugli RTDB non è che facciamo nulla di particolare, però da questo questionario che è stato presentato dalla professoressa Tonetti viene fuori che noi abbiamo fatto questo questionario, inviato a tutti gli atenei italiani, hanno risposto il 50%, e di questo 50% che sono scritti qui, 36 atenei dicono che stanno facendo attività per sviluppare le competenze didattiche dei docenti universitari, quindi sono molti rispetto a che sino a 3 anni fa non si faceva nulla, e che voi vedete 29 su 36 fanno attività rivolte ai docenti neoassunti. Quindi questo qua ci dice che noi non c'eravamo. No, non ancora. Non c'eravamo ancora, perché al questionario si era risposto che non stavamo ancora facendo niente, perché dovevamo ancora incominciare. Però voi vedete come è incredibile, no? Che sin da 3-4 anni fa eravamo veramente in pochi, e c'è stato questo grande movimento che si è creato. Abbiamo visto soprattutto nel 2017 11 atenei hanno iniziato a fare, 2018 altri 11, 4-5 nel 2019. Ecco, la cosa bella secondo me del convegno che noi abbiamo fatto è che abbiamo rubato l'idea a Mauro Striano del convegno della SIPEM che lei ha fatto qua il 7-8 di novembre del 2018, ossia abbiamo creato queste poster session. Praticamente abbiamo fatto un pomeriggio al mattino dedicati al fatto che ogni docente, ogni università portava la sua esperienza su un poster, e poi la gente girava per andare a leggersi i poster in maniera libera, vicino c'era chi te lo presentava. Dopodiché ci siamo ritrovati dentro e ogni docente aveva 3 minuti per presentare il poster, però l'avevamo già tutti letti prima, e lì poi si sono attivate delle domande, dei chiarimenti eccetera. E qui c'è dato veramente l'idea che in Italia si sta muovendo tantissimo, veramente c'erano più di, mi sembra, 25-26 esperienze, quindi 26 atenei che stanno facendo cose, che già ci stanno facendo ricerca sopra e che hanno voglia di condividere. E devo dire che abbiamo imparato moltissimo gli uni dagli altri, ed è stata un'esperienza veramente molto arricchente. E alla fine la gente ci ha chiesto di proporre, no, questo convegno annuale, cioè di farlo diventare annuale, ma creando dei gruppi tematici dove la gente proprio ha voglia di incontrarsi e di condividere esperienze. E poi quello che dicevano loro prima, di creare una rete che può essere istituzionale. Però in attesa che si crei questa rete istituzionale, già iniziamo a creare una piattaforma che sia federata, che sia uguale per tutti, cioè non c'è nessuno che è proprietà, dove appunto le università possono mettere l'offerta che loro stanno facendo ai loro docenti, con una quota aperta a coloro che sono di altre università, proprio per fare questa mobilità, per cui se Padova fa una cosa che a me interessa io ci posso andare, se Genova fa una cosa che interessa Cagliari, Cagliari può venire, se Cagliari fa una cosa che interessa Roma e così via. E poi ci sarà questo libro con le relazioni di tutti. Poi appunto per la questione di fare ricerca,
il rettore, insomma, la governance ha deciso di investire su una persona, la quale è una pedagogista con dottorato, eccetera, eccetera, che si dedica a questo punto per fare proprio una ricerca per individuare quali, per tanto un po' di sostegno, ma anche per capire come deve essere questo teaching learning center. Poi anche qui bando per la didattica, non abbiamo un milione di euro, però abbiamo visto, copiando un po' l'idea di Modena, loro danno 4.000 euro a ogni docente che introduce una didattica partecipativa. Quindi noi abbiamo detto, in effetti facciamola anche noi, però non andiamo sul singolo docente, cerchiamo di rinnovare i corsi di laurea. Per far questo quindi sono stati messi a disposizione 150.000 euro, ogni scuola può vincere un bando da 30.000 euro per rinnovare la didattica, però almeno su 30 crediti, quindi non è un gioco di uno, ma è solo un gioco di almeno 4-5 docenti insieme. Quindi l'idea di finanziare un progetto per scuole, in realtà ne sono arrivati 15, per cui vuol dire che comunque l'Ateneo risponde, che c'è una certa attività di promozione, insomma di creatività, e noi faremo il sostegno come GLIA a questi, ne parliamo domani. Poi l'altra idea è di iniziare a creare due teaching learning center. L'Università di Genova, come Napoli, è disposta su tutto il territorio, e quindi l'idea è di fare due postazioni di sostegno. Perché io vedo chi vuole introdurre il PBL viene da me, chi vuole introdurre il team-based learning viene da me, io sono contentissima, però voglio dire, non è che sono eterna. L'idea è di creare delle persone che siano di sostegno e di riferimento per i docenti, che siano sul territorio dislocati in punti vicini. Quindi con un finanziamento di una cassa di risparmio, di una fondazione bancaria, si sono avuti 150.000 euro per allestire questi due spazi in due zone della città. Beh, sono stati fatti due bandi finanziati dall'università per assumere a tempo determinato due instructional designer che lavoreranno lì dentro e saranno in collegamento con noi. Quindi diciamo che in questi tre anni queste sono le nuove cose che noi abbiamo fatto: manteniamo sempre aperitivi pedagogici e workshop, manteniamo le comunità di pratica, in più da quest'anno manteniamo anche il For You, la ricerca, il Teaching Learning Center, questa idea del convegno nazionale. Ultima cosa, collaboriamo con l'Università della Costa Azzurra perché è a fianco a noi, loro stanno facendo molte cose anche loro per lo sviluppo della formazione dei docenti, per il rinnovamento della didattica, loro hanno dei finanziamenti che noi non ce li immaginiamo, 10 milioni di euro per rinnovare la didattica in tutti i corsi di laurea triennale, cioè sono cose, però in effetti lavoriamo insieme, siamo nei gruppi misti, noi stiamo da loro, loro stanno da noi, e devo dire che però questo in qualche modo ci apre la mente a tutti quanti e ci aiuta. E quali ricadute così a posteriori? Il bello è vedere che comunque alcuni corsi stanno cambiando. Questo ad esempio di chimica, la docente ha introdotto il team-based learning durante tutto il corso di laurea, qui è stato introdotto il problem-based learning in tutto il corso di laurea magistrale, ha fatto anche delle cose miste con altri, e gli studenti sono molto contenti, sono più preparati, eccetera. Per il futuro vorremmo copiare da Modica il corso residenziale, perché pensiamo che comunque la residenzialità ti permette quei momenti interstiziali di conoscere gli altri, di stare insieme, creare sinergie, eccetera. Poi di trasformare i nostri partecipanti al For You come change agents. Poi è piaciuto a questo convegno che abbiamo fatto a Genova l'esperienza che ha fatto Palermo, questo progetto mentoring, questa osservazione tra pari che ci raccontava anche prima Monica, e lo vorremmo introdurre. Partecipiamo anche noi all'EUA proprio su sollecitazione di Monica, perché la nostra correttrice sta lì, e l'appuntamento è di andare poi a Utrecht 2020, partecipare all'ICE del 2020, e alcuni ricercatori di tipo B rientrati adesso da convegni loro che in giro per il mondo ci dicono che vorrebbero partecipare al programma dell'Higher Education Academy inglese per avere l'abilitazione, oltre che quella scientifica nazionale, anche l'abilitazione riconoscimento della didattica, che è su 4 livelli inglese, che però è riconosciuto a livello internazionale. E io niente, chiuderei facendovi vedere questo corso che dura un minuto, che è il nostro video di For You, dove vedrete molte facce note. Bene, qui c'è Monica che è venuta a presentarvi suo marito, è Taylor della Penn State, poi i giochi che ci fanno fare all'inizio, coordinatore di medicina, vedete fisica, ci sono tutti.
geografia, che lavorano tutti in gruppo insieme, questa è l'architettura. La psicologia della motivazione, dell'apprendimento, la memoria, come funziona la memoria, eccetera. Vanno osservate nell'Università di Padova su come costruire appunto le schede di apprendimento, scrivere learning outcome. Buon aiuti dall'Università di Cagliari sulle metodologie didattiche, le strategie didattiche. Faccio tutto il gruppo. E questo qua è Pierpaolo Limone, il più giovane rettore d'Italia, che era venuto appunto sulla valutazione. Ecco questo. Grazie. Grazie a te. Adesso torniamo a Enrico Fagioli, prorettore di Bologna. Perché non sono capace di uscire, ma tu sei capace di uscire. Marco, ci dai una mano? Ok, qua. Buongiorno a tutti, per prima cosa grazie veramente di cuore a Mauro e Roberto per questo invito, per questa bella manifestazione, la possibilità di vedere come in parallelo tanti di noi stanno e si sono mossi esattamente negli stessi anni su questioni che sentiamo tutti essere particolarmente importanti. Guardate, io faccio parte di quella schiera dei biochimici di cui parlavamo prima, cioè persone che nel proprio vita hanno fatto un altro mestiere e che a un certo punto sono state calate a essere il presidio del rettore in un settore come quello della didattica, avendo fino allora fatto solo i poveri operai che svolgevano il proprio compito didattico senza averlo mai imparato, essendo autodidatti. In più ci metto una nota personale, avendo avuto il fuoco della VQR e delle H-Index per molti anni, no? Quindi forse ero la persona meno adatta. Però ogni tanto si dice che fa bene anche cambiare il sangue e che incrociare le esperienze può portare qualcosa di nuovo, quindi il mio è certamente stato un caso del genere. In pochi minuti cercherò di illustrarvi che cosa stiamo cercando di fare a Bologna con un progetto che è iniziato nel 2016, che oggi possiamo dire va sotto il nome di Centro per l'Innovazione Didattica. E all'interno del Centro dell'Innovazione Didattica vorrei spendere qualche minuto per illustrarvi tre iniziative. Una è l'iniziativa specificatamente pensata per nuovi ingressi di docenti, che per la maggior parte sono RTDB, ma non sono solo RTDB. E poi due altre iniziative su cui stiamo lavorando, che sono, diciamo, sulle quali abbiamo già fatto dei progressi, che sono l'Osservatorio per la valutazione della didattica e il bando delle buone pratiche. Il Centro per l'Innovazione Didattica è una scatola che gli organi hanno approvato circa un anno fa. In realtà l'hanno approvata quando già molti dei componenti della scatola erano
quindi è stata anche una cosa voluta, non scriviamo una scatola vuota, prima vediamo che cosa riusciamo a costruire, quando gli ingredienti ce n'è abbastanza, diciamo che stanno tutti dentro un centro di innovazione didattica. È stato approvato dagli organi, è in qualche modo mi vede coinvolto in prima persona e ha all'interno una componente di docenti e una componente di staff, in particolare un settore, in particolare della formazione, e quindi che discende dal punto di vista gerarchico, dal direttore generale, di cui è responsabile la collega Barbara Neri, che oggi è qui con me, e che costituisce un punto fondamentale. Solo nell'unione tra la componente docente e la componente professionale, a mio parere, riusciamo a equilibrare le azioni. Ovviamente, come vedete in questa slide, il fulcro è lo studente, perché noi lavoriamo per lo studente, dobbiamo lavorare sui docenti, perché attraverso i docenti lavoriamo sugli studenti, e anche sull'organizzazione, perché solo attraverso un'azione sull'organizzazione poi a ricaduta si va sugli studenti. Vogliamo coinvolgere gli studenti con dei ruoli sempre di maggiore responsabilità, attendere affinché siano costruttori del loro futuro. Un altro concetto che vedo, in cui mi trovo molto in questi anni, è un cambiamento di paradigma rispetto alla mia generazione di studenti. Nella mia generazione di studenti, quando io ho frequentato la facoltà di medicina, scusate, di ingegneria, fino al giorno della laurea non avevo mai visto un'azienda, non avevo mai visto un ambiente di lavoro. La maggior parte dei miei colleghi, dal giorno dopo la laurea, non hanno più visto un'aula universitaria. Quindi due mondi erano totalmente adiabatici. Oggi la situazione è totalmente cambiata, i due mondi sono compenetrati, esiste una sovrapposizione tra il futuro e il percorso del futuro e il percorso di formazione, esiste il concetto di formazione continua, esiste l'azienda che entra dentro e il mondo del lavoro che entrano dentro i percorsi formativi. Quindi anche questo mondo della didattica risente molto di una compenetrazione tra gli stakeholders e il mondo dell'università. Guardate l'ultima nota, non abbiamo tempo oggi di svilupparla. Parte di questa questione sta nelle competenze trasversali, che è un altro degli argomenti. Io preferisco chiamarle competenze trasversali più che soft skills, perché non sono solo soft skills, un altro dei componenti strategici del centro di innovazione didattica, di cui però non parliamo oggi. I docenti sono a cadere il primo elemento che poi va a influire negli studenti, e sui docenti abbiamo quel problema che dicevamo prima del fuoco dell'H-index, cioè dobbiamo assolutamente riprendere il filo dell'equilibrio tra le missioni istituzionali dei docenti e sul fatto che la didattica non è ancella alle altre due. Bene, sono tre colonne, la funzione sociale, bene, la terza missione, la ricerca e la didattica, che come le competenze trasversali non sono più oggetti adiabatici, non lo sono più, e un'università pubblica di grandi numeri che spinga più sull'una che sull'altra è squilibrata. E quindi c'è tutto un percorso che stiamo cominciando a fare tutti insieme per ridare dignità all'impegno e alla valorizzazione della didattica. Il contesto organizzativo. Noi eravamo abituati, almeno all'Università di Bologna, ad avere un presidio molto, dal punto di vista delle competenze, molto robusto sulla formazione del personale non docente. No, Barbara era responsabile della formazione del personale non docente. Ci ha trovato un gioiellino che avevamo lì e sul quale però non aveva mai incluso i docenti, come se noi fossimo dei geni che ci formavamo da soli. Quindi dal nostro punto di vista è stato anche abbastanza semplice, perché avevamo in casa questa esperienza, estendere lo staff alla componente docente. Ecco, allora, sono andato un po' veloce perché vorrei dedicare un po' di tempo in più a queste due
ai progetti di cui parlavamo prima. Il primo è il progetto fuori dai sistemi battuti. Allora, rimaniamo qui, perché lasciatemi spendere due minuti su questo progetto che ha visto la prima edizione nel febbraio del 2017. È un progetto fatto di molti momenti, si indirizza agli RTDB e ai nuovi assunti, ha un punto fondamentale, non è fatto solo di quello, però ha un punto, un momento temporale fondamentale che è dato da un campo residenziale che avviene presso il nostro centro di formazione universitaria, che è in un castello medievale in una cittadina romagnola che si chiama Bertinoro, dove chi va lì è chiuso tra cinta di mura e rimane appunto 48 ore, va bene? Allora, durante la primavera del 16 abbiamo pensato di lanciare questo progetto, voluto l'ok dal rettore, eccetera, eccetera, come lo chiamiamo? Allora, guardate, su questo nome è stata una battaglia di mente per molti mesi e alla fine, dato che alla fine l'ultima parola aspettava me, questo nome è venuto fuori da una giornata di camminate in montagna. Per chi ha camminato sulle Dolomiti nelle vicinanze della Croda Rossa, che è una bellissima montagna delle nostre Dolomiti, e io andando in questo sentiero che passava da un passo vicino alla Croda Rossa con un vecchio amico d'infanzia, lui mi dice: guarda, andiamo qui a destra, perché io da bambino andavo a dormire al bivacco dell'Oglio, che non esiste più, e siamo entrati in una conca sotto la Croda Rossa dove abbiamo trovato dei branchi di stambecchi che da soli brucavano, e mi ricordo che io gli dicevo: ma qui abbiamo perso il sentiero, dov'è? Tiravo fuori la mappetta del CAI e cercavo il sentiero, il 309, abbiamo perso il 309, dov'è il 309? E lui mi prese in giro, mi disse: ma tu non hai capito niente, bisogna andare fuori, non bisogna cercare il sentiero nuovo, non è un nuovo sentiero, devi andare fuori, perché fuori c'è molto di più che di quanto ci sia nei sentieri. Fuori dai sentieri battuti tu scopri una dimensione che non è un nuovo sentiero. Bene. Siamo tornati da quella gita e io mi ricordo che telefonai e dici: il titolo è pronto. Bene. Bene, allora, quindi abbiamo fatto queste tre esperienze, 17, 18, 19, non è obbligatorio, però è fortemente consigliato. Tutti gli anni abbiamo attirato circa il 60, due terzi dei nuovi assunti, dopo vi faccio vedere i numeri. In quelle 48 ore l'RTDB viene esposto a tutto il mondo. Io nella mia esperienza, finché non sono diventato professore ordinario, non sono mai uscito dal secondo piano del corridoio del mio dipartimento, neppure il primo e il terzo, dove c'erano gli altri SSD. Stavo nel primo, nel secondo, dove c'era il mio SSD. Questi vengono coinvolti il giorno che entrano all'università a conoscere tutti gli altri. E torniamo su quei discorsi di prima, delle competenze trasversali, della interdisciplinarietà, eccetera, eccetera. Durante queste due giornate gli vengono loro presentate non solo l'organizzazione, ma anche i modi di lavorare, e per esempio si costruiscono dei team multidisciplinari che in due giorni devono esercitarsi a organizzare un progetto di ricerca. Sono persone mature, sono RTDB, c'è qualche professore anche assunto da altre università, e quindi alla fine di due giorni presentano un progetto di ricerca. Per esempio, quest'anno ce n'erano due o tre sull'economia circolare. L'economia circolare è un tipico argomento dove deve contribuire il giurista, no? L'ingegnere, il biochimico, eccetera. Ecco, quindi questo è il Learning Camp, va bene? Con questa figura dell'elevator pitch, e poi, dopo che si sono conosciuti in questi due giorni, di solito lo teniamo a febbraio, nei mesi successivi organizziamo degli eventi più leggeri di condivisione, anche culturali. Per esempio, un anno li abbiamo portati per i musei di Bologna, dove troviamo delle belle cose e soprattutto
cerchiamo di dare là alla creazione di una comunità di 80-90 persone, la corte del 2017 o la corte del 2018, che nel 70-80% condivideranno l'intera carriera e vita professionale, anche se cambieranno università. Io ero con te Bertinoro nel 2017, questo è lo spirito. Nello stesso tempo cerchiamo di comunicare loro il fatto di poter essere protagonisti di modelli più complicati, va bene? Questo è un modello abbastanza complicato in cui si cominciano a mettere a disposizione dei laboratori di formazione, in questo caso proposti agli RTDB e all'intera comunità accademica, che poi si possa sviluppare negli anni, e anche su questo vi do qualche numero. Abbiamo iniziato con questi laboratori per l'innovazione didattica, che sono dei corsi dedicati non solo agli RTDB, quindi non sono residenziali, sono dei corsi che noi proponiamo agli RTDB e ai docenti, in cui si progettano una didattica di tipo innovativo. Vi voglio solo dire che abbiamo fatto 2 anni di esperienza, vi do qualche numero, ma abbiamo già impartito alcune decine di corsi con la partecipazione di molte centinaia di docenti. La risposta è stata estremamente entusiastica. Abbiamo il problema dei numeri, cioè abbiamo un problema di scale up, perché con 2800 docenti le nostre possibilità finite di erogare didattica, abbiamo ovviamente dei numeri programmati perché i luoghi di didattica hanno un numero di sedute fisse, e mi dice Barbara che i pomeriggi in cui mettiamo sul sito la possibilità di iscriversi, in 2 o 3 ore i posti vanno assolutamente a ruba. Ecco, questi un po' di numeri. Allora, guardate, in 3 edizioni abbiamo avuto 234 partecipanti, che è anche una buona notizia dal punto di vista del recruiting dell'Università di Bologna, ovviamente. 41 ore erogate, 1522 ore fruite. Ovviamente viene loro dato un questionario di gradimento per anche aiutarci a migliorare le cose l'anno successivo. Devo dire che, mettendo insieme tutti i 3 anni, abbiamo una soddisfazione complessiva in una scala da 1 a 10 che sfiora il 9, come dicevo qui, veramente molto alto. Quali sono le questioni più apprezzate dai colleghi? Prima è la condivisione dell'esperienza con gli altri, quindi io conosco il mio collega di materie molto diverse. L'utilità degli argomenti e ultimo ma non ultimo, l'attenzione che questa iniziativa denuncia dal punto di vista dell'organizzazione nei loro confronti. Io punto su di te, tu sei il mio investimento del futuro, credo in te e ti dedico delle risorse, che non è solo lo stipendio, il fatto che i punti organico sono andati a finire a te. Invece questi sono i volumi complessivi sull'offerta formativa 17-19, quindi questi sono i volumi complessivi aperti a tutti i docenti. Vedete, abbiamo avuto 22 iniziative, 36 edizioni, cosa vuol dire? Che sono delle iniziative talmente di successo che le dobbiamo ripetere, va bene? 1026 partecipanti, 156 ore erogate. 1026 partecipanti ci dà un sentore che cominciamo a fare un po' di scale up. Supponiamo anche che, ed è un po' esagerato, che questi aficionados ci siano andati 2 volte, abbiamo toccato 500-600 docenti, bene, non è male. Vedete che i più numerosi, le classi più numerose sono quelle degli RTDB e degli associati. In realtà noi abbiamo un po' più di associati che gli ordinari, ma non in quella proporzione, vuol dire che hanno più spinta a imparare. Bene, le altre 2 questioni sul quale vado un po' veloce, però sono importanti. Allora, la prima è la creazione dell'osservatorio per la valutazione della didattica, che va dentro il concetto di la didattica è importante, la voglio valorizzare.
credo di non sbagliare, ma quando Bologna nel 98 istituì l'Osservatorio della Ricerca, credo che fosse il primo esempio nazionale di un organo locale che poi ha dato luogo al CIVR, eccetera. Allora, noi l'anno scorso abbiamo pensato a una cosa simile, molto ambiziosa e molto difficile, creare un organo tecnico che riesca a mettere in fila un ranking, poi uno può parlare di fasce o non fasce, l'impegno e la valorizzazione di quello che ognuno di noi fa sulla didattica. Esistono già altri organi, il nucleo di valutazione, il presidio di qualità, che si occupano di valutare i risultati del processo. Cioè tu hai un buon processo di qualità, il tuo corso di studio fa le cose fatte bene, eccetera, eccetera. Questa è un'altra cosa. Questo nell'intenzione di valutare le capacità del singolo di fare una didattica e valorizzare il singolo. Bene? Esattamente come nella ricerca, per dare pari dignità a questi due momenti. Allora, cose che sono dette in questa slide. Abbiamo elaborato un modello di prima approssimazione, guardate, è durissima. Questo mese l'Osservatorio delle didattiche è fatto da 15 membri, credo 15-16 membri, dopo che abbiamo fatto il primo giro di proposte che adesso vi spiego molto sommariamente, li ho mandati nei 32 dipartimenti a spiegare questa faccenda. È stato un inferno di domande, domande. Sapete qual è la prima domanda? Poi adesso gli ho fatto un decalogo perché è una domanda capziosa. La prima domanda è: ma cosa serve? Se non mi dici cosa serve, io non ti seguo. E la risposta è: guardate che questo è un organo tecnico che deve dare una risposta agli organi, non deve dire cosa serve. Quando con tutti i suoi difetti è stata inventata la WQR, non hanno inventato il modello premiale dell'FFO, quello ci ha pensato dopo. Tu devi costruire un modello che sia il più possibile robusto. Poi gli organi possono decidere che il primo 10% sono gli unici che possono prendere il cofinanziamento degli assegni di ricerca, oppure che i dipartimenti che hanno molti, molti bravi si prendano più punti organico, ma quello è un problema politico degli organi, non tecnico dell'organo che deve dire cosa vuol dire fare buona didattica, cosa mi aspetto io da una persona che si impegni nella didattica. Bene. Però questa è la prima domanda. Allora, vediamo se l'ultima. Sì, questa qua. Allora, noi l'orientamento è questo: abbiamo diviso il mondo in due parti, quindi due macro indicatori. Un primo indicatore misura l'impegno del docente, non le sue performance, l'impegno. Cosa vuol dire? Cose banali. Hai chiuso il registro delle lezioni entro due mesi o non l'hai chiuso? Sei andato a una buona percentuale di consigli di corso di studio? Che se altrimenti non ci va nessuno? No, non ci sono andato. Hai preso degli impegni extra, tipo fai parte della commissione paritetica? Fai parte della commissione qualità? Ti sei preso degli impegni e li hai mantenuti? Fai il coordinatore di corso di studio, va bene? Fai molta didattica a molti studenti, quindi tutta una serie, un bouquet di medaglie che ti permette di prendere un certo punteggio. Va bene? Questa è la prima parte. La seconda, molto più impestata, è cercare di dedurre dai dati oggettivi quali sono le tue performance in termini di didattica. È ovvio che in questo momento l'unico oggetto che esiste sono i questionari degli studenti, che hanno tutti i problemi del mondo, però è l'unico oggetto che esiste. E ieri sapete che c'è stata la presentazione di un nuovo, e quindi in qualche modo alcune di quelle cose dette secondo me sono giuste, dovremmo cercare di adattarci, però dov'è che vi voglio trattenere 30 secondi, e che noi abbiamo cercato di andare in una direzione, quella di isolare gli elementi di contesto. Se io insegno a una classe numerosa con poche competenze in ingresso
e in un ambiente ostile, no? In qualche modo il modello ne deve tener conto. Se insegno in una laurea magistrale a 10 studenti che hanno scelto il mio corso, in qualche modo ne devo tener conto. Difficile, però non è, lo so, non è impossibile, e la strada è quella. D'altronde, guardate, 20 anni fa io feci parte del primo osservatorio della ricerca a Bologna. Non vi dico le discussioni, come faccio a confrontare il filosofo con l'ingegnere. Bene. Quindi la strada è lunga, però se uno non comincia mai a fare la strada, fuori dal sentiero battuto non ci va mai. In realtà, dando qualche sicurezza ai docenti del tipo: senti, ti metto nella tua area CUN e non ti confronto con un'altra area CUN, quindi sta tranquillo che ti guardo solo lì dentro, no? E quindi quello lo rende già un po' più tranquillo. E adottando una specie di algoritmo Poggi, per chi di voi è esperto di VQR sa di cosa parlo, che rende la forma delle distribuzioni di ogni area uguale, bene? In realtà viene fuori moltissima informazione. Cioè il povero disgraziato che si fa la matematica per gli economisti che non vogliono fare la matematica e soffre su quel corso, ovviamente viene compensato rispetto al collega matematico che si fa il magistrale agli studenti di matematica. Poi questo non è fatto per dire tu sei 0,1 più bravo di te, è fatto per esempio mettere 4 fasce: molto buoni, buoni, un po' scarsi, scarsi. Dividi la tua popolazione di 3.000 docenti in 4 fasce e dici: se tu sei nell'ultima fascia, qualcosa che non va c'è. Va bene. Poi ovviamente c'è tutto il discorso di dividere le tue responsabilità da quelle del contesto. Quindi se ti hanno messo a insegnare in un anno in cui dovrebbero sapere certe cose e non le sanno, il problema è del corso di studio. Comunque, bellissima cosa, molto stimolante, i colleghi sono entusiasti, c'è stato tanto lavoro e siamo in mezzo a un guado, però spero di essere pronto a partire. All'altro messaggio che bisogna dare è: cominciamo a provare una sperimentazione di un anno, poi eventualmente la cambiamo, non fermiamoci perché nulla è perfetto. Bene, guardate, temo di aver preso già troppo tempo. Gli slide comunque li lasciamo. Io vorrei solo dire due parole su questo bando buone pratiche. È simile a alcune similitudini, credo, con l'iniziativa di Padova, almeno lo è dal punto di vista dell'impegno finanziario, 1 milione di euro, uscirà in settembre. Abbiamo cercato di indirizzare il bando buone pratiche su un concorso di idee, in modo da non trovarci dei progetti che dicano: ricostruisco l'edificio. Bene. Mi ha limitato a 20.000 euro l'importo del bando, del premio, diciamo, cercando di contemperare due esigenze diverse. Dall'altro, il pericolo di andare a finanziare oggetti troppo piccoli, il singolo insegnamento, e dall'altro quello contrario, cioè di trovarci dei progetti di grandi dipartimenti che in realtà vogliono fare tante cose e che vogliono molti soldi. Quindi abbiamo cercato di metterci in mezzo, come? Dicendo 20.000 euro, e l'altra cosa dicendo: deve essere un progetto del corso di studi, non del singolo insegnamento, ma neanche del dipartimento, del corso di studi. Deve essere validato dal corso di studi, e poi la firma è del consiglio di dipartimento, il quale ha un numero limitato di slot. Bene, quindi a seconda della grandezza del dipartimento abbiamo fatto minimo 2, massimo 4. Perché? Abbiamo fatto un reverse engineering, abbiamo detto: abbiamo 1 milione di euro, vogliamo farli da 20.000, 50 progetti. Quanti progetti vogliamo che vengano sottoposti? 100, perché il fattore 2, a mio parere, è uno tra i migliori nella capacità di scegliere delle buone cose senza andare a casaccio. Quindi noi ci aspettiamo 100 progetti e ne scegliamo 50, e diamo il concetto che non è un finanziamento per sempre, devono fare cose che li mettono in grado di fare migliore didattica con quei 20.000 euro. Quindi, finiti i 20.000 euro, quella cosa dovrebbe andare avanti senza bisogno di altri 20.000 euro. Quindi, per favore, non fare dei contratti perché ti manca la didattica.
tre variabili, qualità, impatto e internazionalità. Abbiamo introdotto un elemento di H2020 qui, cioè le tre variabili a cui diamo peso, credo Barbara, 40, 30, 30 su 100, bene, però in ognuna delle tre deve avere la sufficienza. Quindi non va in classifica se non ha la sufficienza di tutte e tre, e poi va in ranking, esattamente come in H2020. Bene, grazie. Grazie. Allora, indicazione tecnica, abbiamo un coffee break di un quarto d'ora, proprio stringato, non di più, perché poi dobbiamo riprendere e quindi abbiamo i tempi contingentati. Andiamo, perché abbiamo altri due relatori e poi vogliamo soprattutto dare uno spazio al floor per le domande vostre, per cui cerchiamo di rimanere proprio nei tempi. Allora, abbiamo adesso Elio Osai dell'Università di Cagliari e Antonella Vitelitti di Roma successivamente. Cosa vi... con Elio in realtà abbiamo una lunga storia, perché Cagliari forse è stato uno dei primissimi atenei che ha cominciato a lavorare in questi termini. Quindi noi abbiamo lavorato per 3 anni e mezzo con loro facendo un progetto di ricercazione in tempi non sospetti, quando forse un visionario fondatore del centro di qualità dell'Ateneo, Vincenzo Solinas, un chimico tra l'altro, ha voluto scommettere sull'innovazione, sulla formazione, ma Elio ve lo racconterà. Grazie per averci invitato e ripeto, una lunga collaborazione e interazione. Giusto per inquadrare chi sono un ingegnere elettrotecnico di vecchio corso, mi occupo di automatica, quindi ho iniziato a interessarmi alla didattica quando sono stato coinvolto nelle SIS, ovvero nelle scuole per la formazione dei docenti di scuola superiore, perché i docenti che erano miei discenti in quel momento mi ponevano dei problemi su come spiego questo qui a uno studente che non conosce questo e quest'altro, e quindi mi sono reso conto che le mie prime lezioni quando ho iniziato nel 98 a fare lezioni probabilmente ho distrutto un po' di studenti perché non hanno capito niente di quello che ho spiegato, e quindi da lì è nato l'interesse e di conseguenza questa azione. Sono attualmente coordinatore del presidio di qualità e abbiamo inserito a Cagliari l'attività della formazione dei docenti all'interno di un percorso di assicurazione di qualità. Questo per quale motivo? Perché anche nelle linee guida dell'accreditamento delle sedi dei corsi di studio c'è una domanda specifica sul fatto che l'Ateneo si impegni nella formazione dei docenti, ed è uno dei punti di attenzione specifici del sistema di assicurazione di qualità in atto nell'università italiana, e quindi vorrei inquadrare questo problema dal questo punto di vista, e poi vi racconterò quello che abbiamo fatto, però diciamo è quasi marginale secondo me. Come si parte dal corso di studio verso l'insegnamento, e poi cosa abbiamo fatto con Maura e gli altri colleghi del gruppo di lavoro da ormai 10 anni fa, no? Siamo partiti, quindi, e poi cosa abbiamo fatto negli ultimi anni e quali sono le nostre prospettive. Allora, perché l'insegnamento deve essere inquadrato nel progetto di un corso di studio? Perché il progetto di un corso di studio parte da cosa vogliamo ottenere in uscita dal nostro corso di studio, qual è l'obiettivo formativo dei nostri che vogliamo sia raggiunto dai nostri studenti, e di conseguenza qui dobbiamo interessarci di quella che sono le cosiddette parti interessate, che sono sicuramente gli studenti, ma anche il contesto sociale ed economico in cui poi i nostri studenti, una volta laureati, avranno a che fare. E di conseguenza come si può fare? Beh, abbiamo sicuramente quelli che abbiamo chiamato i comitati di indirizzo, ma non sono le uniche informazioni, abbiamo i questionari dei laureati, i tirocini quando abbiamo dei corsi di studio dove la parte tirocinante in azienda o in enti o al di fuori dell'università è importante, e anche quelli che abbiamo chiamato studi di settore, cioè le informazioni sulle prospettive di lungo termine. Attenzione, devo fare una osservazione.
come università non dobbiamo prendere queste informazioni come oro colato, cioè non dobbiamo dire facciamo così perché ce l'hanno detto. Siamo noi che abbiamo la prospettiva come ricercatore, come studiosi, di un lungo periodo molto più spesso, più ampio di quello delle aziende. Alle aziende io chiedo sempre, ma tu tra 10 anni che cosa mi prospetti? E non lo so, e allora non mi puoi chiedere di fare adesso a uno studente che si immatricola adesso, che dura 5 anni, che se non sai tra 5 anni cosa ti serve. Quindi il ruolo del corso di studio, dell'ateneo, dell'università su questa prospettiva è assolutamente fondamentale. E naturalmente dalle esigenze nasce gli obiettivi formativi del corso di studio, che sicuramente è la laurea dei nostri studenti, ma dobbiamo metterlo in relazione. Quindi abbiamo una tabella di esigenze a cui dobbiamo far corrispondere degli obiettivi formativi, che non sono una replica delle esigenze, sono una modalità con cui, cogliendo quegli obiettivi formativi, possiamo soddisfare delle esigenze. Una cosa completamente differente, un paradigma e una visione di conseguenzialità e interazione, ma non di relazione diretta uno a uno. E una volta che abbiamo definito gli obiettivi formativi del corso di studio, dobbiamo definire gli obiettivi formativi dell'insegnamento. E allora a questo punto vedete che qui cade fondamentalmente l'autoreferenzialità del docente. Non è più possibile dire che la libertà della docenza si esprime come il docente in aula fa quello che vuole. È una libertà del docente mediata attraverso il collegio dei docenti. Quindi la mia libertà è nelle modalità di insegnamento, ma quello che insegno deve essere concordato a livello di corso di studio, altrimenti non sarò efficace. Quindi questo qui è il quadro in cui ci dobbiamo muovere. E cosa facciamo? Abbiamo fatto a Cagliari, non dico in tutti perché ancora non ci siamo riusciti, ma in molti corsi di studio abbiamo sollecitato come presidio a tutti, e in alcuni casi l'hanno già applicato, quella che viene chiamata la tabella di Turing. Ovvero, una volta definiti su una colonna di sinistra tutti quelli che sono gli obiettivi formativi del corso di studio, a destra, nelle colonne di destra, insegnamento per insegnamento, diciamo, questo insegnamento partecipa o non partecipa all'obiettivo formativo. E quindi vedete qui uno zoom, non abbiamo definito come partecipa, ma semplicemente che partecipa. Poi sarà all'interno della scheda del singolo insegnamento che verranno definite le modalità di partecipazione dell'insegnamento all'obiettivo formativo del corso di studio. Quindi questo qua è il nostro quadro. Una volta che abbiamo definito l'obiettivo formativo dell'insegnamento, dobbiamo progettarlo, perché non è che vado lì e racconto in aula quello che voglio e come voglio, cercando di raccogliere gli obiettivi. Devo anche capire quali sono i prerequisiti. Nei prerequisiti è fondamentale l'interazione con i colleghi, perché io devo sapere gli insegnamenti che mi precedono e quelli che mi seguiranno per i miei obiettivi, quali sono le relazioni. Non posso insegnare la fisica nucleare se non ho fatto le 4 operazioni prima, ok? Vado un po' per estremi, ma per iperboli, ma per capirci. Di conseguenza vedete che nell'interazione con gli altri colleghi c'è prerequisiti, obiettivi formativi, è fondamentale. Quindi questi sono aspetti che non decide il singolo docente, li decide il consiglio di corso di studio. Il docente ha una molta più facilità e molta più indipendenza nelle metodologie didattiche, anche se non completamente, perché il metodo didattico che utilizzo nel mio insegnamento non deve confliggere con i metodi didattici degli altri insegnamenti insieme agli altri. Ok? Quindi questo qui è l'aspetto. Gli argomenti, i testi, anche qui gli argomenti, la variabilità del corso di studio, dell'insegnamento, io metto un 10, 15, anche 20% di variabilità specifica del docente, ma se l'insegnamento che mi segue ha necessità di un argomento, io non posso non farglielo all'interno del mio insegnamento, perché altrimenti starei mettendo in crisi tutto quanto la struttura del corso di studio. Ultimo aspetto fondamentale, la valutazione dell'apprendimento. Molto spesso i colleghi dicono, alla fine faccio gli esami e finisce tutto quanto lì. Attenzione, perché lo studente mediamente si prepara per l'esame, e allora se io sbaglio le modalità di esame, sto sbagliando nel cogliere gli obiettivi di miglioramento. Cioè le modalità di esame devono essere assolutamente coerenti con gli obiettivi del corso, dell'insegnamento. Faccio un esempio giusto per capirci. Se la modalità, l'obiettivo è insegnare a un ragazzo a utilizzare la matematica per andare a fare la spesa,
ok? Non gli posso fare come esame risolvi tre esercizietti, perché lui sta sviluppando delle abilità, ma non sta sviluppando delle competenze per poter utilizzare quelle abilità in un contesto destrutturato rispetto a quello in cui si trova. Okay? Quindi qui ci sono degli aspetti molto importanti. Attenzione, la nostra esperienza, la mia esperienza, è che i ragazzi stanno passando, stanno saltando un salto, o facendo un salto. Normalmente si dice, per sviluppare delle abilità devi avere delle conoscenze, per sviluppare delle competenze devi avere le abilità e le conoscenze. I ragazzi, attraverso lo studio tra internet, ripetizione, eccetera, stanno saltando l'aspetto conoscenze. Hanno delle abilità senza avere le conoscenze. Imparano per ripetizione, come le scimmiette ammaestrate, dico io, in maniera molto brutale. Però attenzione che questo qui è un aspetto fondamentale. Se sbagliamo le metodi di valutazione, stiamo sbagliando tutto quanto il nostro insegnamento. E allora vedete che qui, scusate, l'anima controllistica mia si esplica. Molti colleghi mi dicono, ma perché devi mettere sempre questi cicli? Perché questo loop è fondamentale per tutte le nostre attività, tra cui anche l'assicurazione di qualità, ma anche la gestione dell'insegnamento, perché dopo che sono passato alla progettazione del lavorato, gli esiti della didattica, attenzione, gli esiti della didattica non sono il risultato dell'esame, sono qualcosa di molto più complesso, che devo andare a verificare se l'esito è coerente con l'obiettivo formativo. Se non è coerente, devo rifare una progettazione. Okay? Quindi questi qui sono gli aspetti che anno per anno il singolo docente si deve porre come domanda. Non dico che deve sempre agire, attenzione, non sempre le indicazioni che noi abbiamo da termine di insegnamento sono assolute, devono essere contestualizzate, perché possono dipendere dalla classe. Quell'anno la classe era una classe pessima, quindi gli esiti non sono stati positivi, ma non è detto che abbia sbagliato io, è detto che non sono riuscito ad adattarmi a quella classe, che era una classe particolare. E quindi attenzione nell'aspetto del, qui abbiamo messo quel cerchietto che noi chiamiamo comparatore, deve essere un comparatore intelligente, non deve essere semplicemente più 2 è più grande di 1, ok? Quindi gli aspetti qui, già la testa deve sempre funzionare. E allora vediamo un pochettino chi partecipa a queste varie fasi che ho messo qua nel blocco. Gli obiettivi formativi di insegnamento, chiaramente il corso di studio e il collegio dei docenti, qui non si, dal mio punto di vista non si discute, ok? La progettazione didattica, qui il docente è molto importante, ma anche il collegio dei docenti a livello dello stesso anno di corso, dello stesso semestre, in qualche modo deve intervenire. Non posso progettare il mio corso, il mio insegnamento, prescindendo da quello che mi è intorno. Nell'erogazione della didattica, invece, è fondamentale l'interazione tra docente e studente. Vedete che qui lo studente assume una valenza molto importante, nel senso che la didattica si esplica nell'instaurare una relazione tra chi è docente e studente. Se non c'è questa relazione, la didattica, secondo me, non ha una buona efficacia, o perlomeno l'efficacia è molto ridotta, rischiamo di trasferire delle conoscenze, ma non quella capacità di utilizzare queste conoscenze poi al termine del corso di studio. E attenzione che nella relazione didattica ci sono tutto il contesto, sono i tecnici di laboratorio, se abbiamo un insegnamento dove ci sono le attività laboratoriali, ci sono i tutor didattici che ci aiutano per seguire gli studenti che hanno delle difficoltà per accompagnarli alla preparazione degli esami e così via. Quindi è un lavoro di equipe anche la relazione. E sugli esiti della didattica, abbiamo detto la valutazione degli esami, quindi ancora un rapporto tra docente e studente, ma interviene il collegio dei docenti, perché non posso fare gli esami in maniera completamente arbitraria. Mi piacerebbe, cosa che è molto difficile, noi non ci siamo riusciti a farlo, quindi ve lo dico già, mi piacerebbe che anche le modalità di esame non siano scelte dal docente. Ad esempio, classica domanda, il salto a pelo. Professore, ma se io non supero l'esame, lo posso dare la volta successiva? Molti colleghi dicono no, perché tu devi essere pronto da terminare. Ma dico, se tu sei arrivato insufficiente, hai preso 17 e ti faccio saltare l'appello, che senso ha? Se il mio obiettivo è che tu raggiunga quelle competenze, sei arrivato a 17, probabilmente con una settimana o 10 giorni di lavoro in più arrivi a prendere la sufficienza più che la sufficienza, allora non ha senso far fare il salto appello. Quindi questo qui sono delle cose che secondo me si dovrebbero discutere a livello di collegio dei docenti.
E allora vedete che qua come quali sono gli effetti che intervengono nella progettazione, ce ne sono alcuni, ma attenzione che ce ne sono aspetti che invece sono molto aleatori, cioè l'esperienza del docente, la tecnica didattica e lo studente, che cos'è? Noi poi progettiamo il nostro insegnamento sulla base di un'ipotesi che sarà il nostro studente, ma questa ipotesi poi quando passiamo all'erogazione salta completamente, può saltare completamente. E allora qui nasce il problema del docente, come sviluppare anno per anno delle metodologie didattiche che si adattano maggiormente o meno. E lì non ci sono regole fisse dal mio punto di vista, lì è un po' la capacità del docente di utilizzare degli elementi, delle metodologie, ma anche di una relazione con gli studenti, con la classe, che diventa molto importante. E gli esiti della didattica, anche qua, sicuramente questione della valutazione da parte degli studenti, che per mia esperienza sono mediamente veritieri, ma devono essere filtrati con giudizio, nel senso che non si può dire valutazione 8 è migliore di 7,5, perché non c'è una scala ordinale, sono dei valori indicativi che mettono in evidenza spesso degli aspetti su cui noi non abbiamo avuto la capacità di intervenire direttamente, e quindi bisogna tener conto di quelli che noi chiamiamo disturbi nella tecnica, nell'analisi dei sistemi, sull'effetto del risultato. Gli esiti di verifiche finali, naturalmente, perché se ne ho bocciato molti e ne ho promossi tutti, probabilmente c'è qualche cosa che o sono stato molto fortunato perché ho promosso tutti quanti e sono stati bravi, oppure probabilmente sappiamo benissimo che in una classe c'è una certa campagna distribuzione di esito. E attenzione alle statistiche sulle valutazioni intermedie, che possono essere utili per vedere l'andamento dell'insegnamento durante le fasi di erogazione. E poi c'è un'analisi collegiale, perché a me è capitato spesso, più di una volta perlomeno, che di fronte a delle valutazioni dei docenti mie personali un po' negative rispetto agli anni passati, mi sono confrontato con i colleghi e sì, tutti quanti l'abbiamo avuto. Probabilmente quell'anno la base degli studenti era di qualità o di livello inferiore rispetto agli anni precedenti o altri anni. Quindi l'analisi collegiale anche qua è particolarmente utile. E quindi vediamo un pochettino qual è stata la motivazione. Beh, lo studente è cambiato, non lavora più sui libri, utilizza molto di più gli strumenti interattivi e quindi fa qualche cos'altro. E il docente? Beh, il rischio qual è? Che se il docente continua a utilizzare Mentimeter diventa un'attività autoriflessiva che non ha più nessuna relazione con lo studente. E quindi da lì è nato il problema del come aiutiamo a formare o a informare o a sviluppare le capacità dei docenti. E lì è nato il laboratorio didattico Caetano, che ha partecipato Mauro e altri colleghi, e vedete come abbiamo fatto un lavoro abbastanza lungo per un anno di preparazione, 60 ore di didattica, poi un'attività laboratoriale dove i 60 docenti sono stati ridotti a 40 e infine la parte applicativa. E mi preme una cosa, quando Paolo se lo ricorderà, io mi sono impuntato e ho detto: se non coinvolgo tutto il corso di studio, io sperimentazione non ne faccio. Perché è molto facile dire questi metodi funzionano benissimo con un unico insegnamento all'interno di un corso di studio. Perché certo, se io sono in grado di sviluppare la sensibilità, la capacità empatica con i miei studenti, questi si concentrano sul mio insegnamento e quindi avranno dei risultati sicuramente migliori rispetto al solito. Ma a discapito degli altri? E allora se a discapito degli altri perché stanno seguendo più il mio insegnamento che non l'altro, che esito ne ho come corso di studio? Per cui o lo facciamo tutti o non lo fa nessuno. Questo qui è il mio punto di vista. Esiti, i colleghi ancora mi rinfacciano il fatto che io confondi questa roba qua, quindi io non faccio altri scherzi, complessivamente però abbiamo visto che il nostro corso di studio ha avuto un valore medio di valutazione della didattica leggermente superiore alla media di facoltà e quindi delle classi triennali. Quindi devo dire che complessivamente questo effetto c'è stato. Qui adesso non ho messo la slide, però mi piace così. Le motivazioni, lo studente, il docente, io sono arrivato all'università nel 94, ho iniziato a insegnare nel 98
e nessuno mi aveva insegnato a insegnare, se non il collega che mi aiutava, mi chiedeva di aiutare nelle esercitazioni, negli esami. Tutti training on job va benissimo, però la capacità di relazione con lo studente era frutto di esperienza personale, di capacità personale e quindi difficoltà. Sappiamo benissimo che ci sono dei colleghi pur bravissimi dal punto di vista scientifico che hanno delle difficoltà relazionali e bisogna lavorare su questi aspetti per poter migliorare la didattica. Oltretutto un docente tende a replicare quello che ha vissuto, quello che ha imparato, ma lo studente è cambiato, completamente differente, quello che andava bene 10 anni fa non va più bene adesso dal punto di vista della didattica. Quindi però quali sono gli aspetti che hanno portato? Io facevo delle attività nel mio insegnamento e durante il laboratorio ho imparato che quando le attività estemporanee avevano un fondamento metodologico e quindi sono stato più sicuro nel continuare a utilizzarle. Oppure ho visto che qualche cosa che facevo non andava tanto bene, l'ho tolta. Quindi la consapevolezza di quello che può essere utile, perché c'è un esperto che mi ha detto sì, può essere utile in questo contesto così, è stata per me particolarmente importante. Quindi non dobbiamo dire al collega si fa così perché così, no, questa è un'idea. Valuta, confrontati e se poi eventualmente funziona la metti in pratica. Dopodiché abbiamo nel laboratorio abbiamo messo su un sistema di assicurazione di qualità dell'insegnamento che devo dire era molto molto complesso e infatti poi quando l'abbiamo riapplicato l'abbiamo tagliato con l'accetta proprio. E infatti l'esperienza qual era? Il lessico, fondamentalmente, attenzione, io lo dico soprattutto ai pedagoghi perché poi sono dei datori, che il lessico nei confronti di un ingegnere, un chimico, deve essere adattato, perché non posso utilizzare il lessico tipico della mia disciplina, pedagogia, sociologia o altro, con un collega che di queste cose qui non ne capisce assolutamente niente, ok? Se non per intuizione. Quindi devo adattare il lessico. Mi ricordo che ci sono state grandi discussioni da questo punto di vista. Se il modello di riferimento dell'insegnamento è eccessivamente complesso non viene capito, per cui bisogna semplificarlo per adattarlo a quello che può essere l'utilizzabilità. E anche il monitoraggio non deve essere eccessivamente pesante, altrimenti diventano troppe registrazioni, si perde interesse e i questionari e i dati vengono compilati così un po' a casaccio. Quindi, interazione docente, studente e così via. L'importanza del metodo di valutazione sull'apprendimento secondo me è stato un aspetto fondamentale che è nato dal laboratorio didattico Cavalitano. Sulla base di tutte quante queste cose qui, noi non abbiamo fatto come altre università tipo Padova, Genova, un questionario cosa serve al docente, perché questa esperienza ci aveva dato già dei punti di riferimento e sulla base di questi punti di riferimento nel 2016 come presidio abbiamo proposto un'attività concentrata su 20-30 colleghi. In realtà nel frattempo il prolettore alla didattica, il prolettore vicario, mi ha detto ma questa attività, visto che c'è un bando per il piano triennale NURL sulle attività didattiche, non è che lo possiamo ampliare, per cui siamo passati da coinvolgere 20-30 colleghi a coinvolgerne almeno 266. E attenzione che abbiamo detto ma il docente non è solo, per cui devo coinvolgere anche i tecnici dei laboratori e i tutor didattici. E quindi è nato questo progetto in cui veniva ampliato il panorama dei formandi o dei diciamo sensibilizzanti, chiamiamo così. Abbiamo fatto una scelta. Le classi, soprattutto per i docenti, le classi sono eterogenee, non per dipartimento, non per settore scientifico disciplinare, ma eterogenee, trasversali. E questo qui è stato uno dei punti più efficaci, perché il punto di soddisfazione maggiore è proprio sulla interazione tra colleghi di aree disciplinari differenti, assolutamente. Vedete che qua chi lo gestisce? Non abbiamo pedagoghi, mi dispiace. Sono il professore vicario, un economista, il professore di didattica è un linguista, io sono un ingegnere e il coordinatore per l'e-learning è un ingegnere informatico, per cui non ci sono, l'aspetto pedagogico non è stato considerato. Poi in realtà no, nella progettazione... Avete delle belle risorse in
Sì, esatto, l'abbiamo messo di traforo, perché Giovanni con aiuto, e non solo lui, ma anche altri colleghi, tutti i docenti che hanno partecipato, i quattro docenti che hanno partecipato hanno contribuito alla definizione del programma, e quindi chiaramente, diciamo, questo è la testa di ponte, la faccia, ma dietro abbiamo un bel gruppo, devo dire. E abbiamo coinvolto anche i presidenti di facoltà, noi abbiamo facoltà anziché scuola, ma praticamente sono la stessa cosa, e abbiamo coinvolto con qualche difficoltà i tecnici amministrativi, perché inizialmente ci hanno detto: ma noi non abbiamo mai fatto formazione ai docenti, perché ce ne dobbiamo occupare? Insomma, li abbiamo convinti. Detto questo, cosa è stato fatto? Un'attività di formazione ai docenti, sono stati in aula 4 moduli di 4 ore. Ne abbiamo provato in due edizioni, quindi in varie edizioni 4 in giornate diverse, quindi 4 ore, 4 ore, 4 ore, oppure 4 più 4, 4 più 4, quindi giornate monotematiche, e a seconda del gruppo ha funzionato più uno che l'altro. Complessivamente erano 16 ore di attività in aula, non attività in laboratorio, quindi di tipo molto più partecipativo e di trasferimento, perché abbiamo voluto dare una base. Quindi non degli aspetti specifici, ma una base metodologica, una base culturale comune. E sono stati coinvolti oltre 500 colleghi e 492 hanno completato la formazione. Cosa significa per noi completare la formazione? Devi rispondere in maniera coerente e consapevole a un questionario finale, dove ti facciamo delle domande su cosa vuol dire valutazione, cosa vuol dire fare la progettazione di insegnamento, e se hai risposto in maniera coerente ti diamo l'attestato. Chi non ha risposto in maniera coerente è stato intervistato, dopodiché ha fatto i conti con me, nel senso che sono andato da lui, ci siamo fatti una chiacchierata e abbiamo anche capito anche delle difficoltà di coinvolgimento, delle cose, e abbiamo recuperato praticamente tutti quanti i colleghi che hanno completato il corso. Quali sono gli argomenti? La progettazione di insegnamento, quindi quello che ho fatto vedere poc'anzi fondamentalmente, le metodologie didattiche, Giovanni Bonaiuti chiaramente, e tecniche di comunicazione per la didattica e la valutazione dell'apprendimento. Gli esiti sono stati questi qui. Questo qui è un indice di soddisfazione che tiene conto nella distribuzione dei punteggi tra per niente soddisfatto, non più insoddisfatto che soddisfatto, più soddisfatto che soddisfatto e molto soddisfatto, quindi su qua una scala a 4, e questo qui è il risultato. Vedete che non andiamo mai oltre il 60% come indice di soddisfazione, e in alcuni casi arriviamo anche a superare l'80%, e devo dire che vedete che i valori maggiori sono assolutamente quelli relativi ai due punti progettazione, la erogazione della didattica e la comunicazione. Progettazione e valutazione hanno una valutazione inferiore. Può darsi che ci sono stati problemi di tipo comunicazione con i docenti, ma io ho sempre un dubbio. Sono i due punti in cui il docente si sente il dominus, per cui guai a toccargli come progetti di insegnamento e come fai gli esami. Questo qui è una bias che secondo me vuol dire molto da questo punto di vista. Per quanto riguarda invece i tecnici di laboratorio, abbiamo scientemente coinvolto solo i tecnici di laboratorio che sono coinvolti nell'attività didattica, non tutti i tecnici di laboratorio. Anche in questo caso qui vedete le classi in due edizioni sono sempre ridotte, e su due moduli soltanto: la comunicazione con gli studenti e la gestione dei gruppi di lavoro, che è qui l'attività tipica dei tecnici di laboratorio, e qui le valutazioni sono decisamente positive, che qui vedete oltre il 90% in ogni ambito. E infine i tutor didattici e i professori da contratto. Come possiamo contattarli? Sono variabili: strumenti e-learning, corsi e-learning tenuti da docenti di altri atenei e del nostro ateneo, e abbiamo coinvolto, contattato 1200 e passa dottorandi, assegnisti, tutor didattici e così via. Abbiamo costruito la piattaforma per la didattica online, che era già parzialmente che l'abbiamo arricchita. Hanno partecipato inizialmente, hanno contattato la piattaforma oltre 600 persone, e 455 hanno superato i test finali a risposta multipla preparati dai docenti. Qui gli argomenti sono stati tre: le metodologie didattiche, la comunicazione e la didattica online, perché per i tutor didattici è molto importante anche questo aspetto.
Qui vedete anche qua la valutazione è decisamente alta, al di sopra dell'80% abbondantemente su tutti quanti i campi, di conseguenza siamo stati abbastanza soddisfatti. Abbiamo fatto anche 3 seminari specifici su attività, ne stiamo progettando degli altri perché sono stati richiesti dai colleghi durante le cose. Come prospettive, all'Università di Cagliari stiamo dicendo: ci dobbiamo comportare come una, chiamate, permettetemi questa parola che a me piace perché ho lavorato 8 anni nell'industria, come un'azienda. Quello che ho fatto entrando nelle aziende in cui ho lavorato, la prima cosa, vai a fare formazione, tu devi sapere dove sei. All'università sono entrato e meno male c'erano dei colleghi in gamba che mi hanno spiegato dove ero, ma non compresi come vedete, e adesso, ma molto spesso, tu entri all'università e conosci, non dico quasi qualche volta anche soltanto la tua stanza, neanche il piano, neanche i colleghi. Per cui è importantissimo che tutti quanti i nuovi ingressi all'università vengano coinvolti in un'attività formativa strutturata. Questo qui è previsto nel nostro piano in Ateneo, e l'attività formativa sulla didattica è una delle attività che faremo. Ne faremo sulla qualità, sull'organizzazione, sulla sicurezza e così via. Queste qui sono le prospettive che abbiamo, workshop continuano a fare, e poi una cosa che ci interessa particolarmente è l'analisi a medio e lungo termine degli esiti, quindi il confronto tra le schede degli insegnamenti prima e dopo queste attività che stiamo svolgendo, per capire se hanno contribuito nella consapevolezza del docente nell'organizzazione del proprio insegnamento. E con questo concluso, vi ringrazio per l'attenzione. Adesso passiamo a Roma, alla Sapienza. Allora, intanto grazie della pazienza, soprattutto di ascoltare tutte queste relazioni. Come avete potuto vedere, anche molte cose, quando ogni Ateneo ha iniziato pensava di essere solo al mondo, no? A fare le cose. Poi magari stiamo scoprendo che stiamo facendo un po' di cose molto simili in tutta Italia. E pensavo proprio adesso, mentre ascoltavo, io sono una sociologa dell'educazione, e mi sono ricordata che nel 1918 un signore che si chiama Max Weber ha scritto un libro che si chiama La scienza come professione. E in quel libro lui racconta sostanzialmente il professore universitario, racconta la differenza, e lui si interroga su queste profonde differenze tra il modo di essere accademico in Europa e il modo di essere accademico negli Stati Uniti. Devo dire che quel lavoro è assolutamente lungimirante, perché lui vede già alcune cose che noi oggi stiamo, non so se dire, promuovendo. Stiamo cercando di anche noi dire, lo vogliamo fare anche noi, per così dire, mi spiego meglio. In quel momento lui indagava sostanzialmente due modelli di accademico che erano estremamente differenti: il modello europeo, il libero docente, quindi in qualche maniera l'espressione più alta, almeno nella concezione, in una certa concezione della libertà individuale della docenza, e dall'altra parte opponeva il modello americano del docente, che già lui vedeva proiettato verso quello che noi oggi diremmo il mercato accademico, sostanzialmente, quindi la mobilità tra gli atenei, in qualche modo anche l'idea che c'è un diverso posizionamento dei docenti a seconda delle aree disciplinari, eccetera, eccetera. Quindi, come dire, parliamo di un secolo fa, e mi è venuto in mente stamattina questo lavoro. Credo che una bella riflessione a partire da quello che cosa è successo in un secolo alla professione accademica, ma moltissimi anche colleghi dal punto di vista nazionale e internazionale. In Italia mi piace ricordare sicuramente Roberto Moscati, che è uno degli studiosi che maggiormente si è occupato di questo tema, di come proprio sta cambiando profondamente la professione accademica sul piano globale, perché è di questo che stiamo parlando. Cioè, stiamo parlando sostanzialmente di come cambia il nostro lavoro in quella sfera che in maniera, come dire, tacita, in maniera non detta, abbiamo sempre considerato come una sfera intoccabile, una sfera privata. Prima non so chi parlava di deprivatizzazione.
esattamente un tema molto caro anche al certo discorso pedagogico. Nella scuola è stato usato questo tema di deprivatizzare la pratica didattica, quindi stiamo parlando di qualcosa di molto delicato che in qualche modo ha a che fare con la nostra esperienza di accademici che, come dire, abbiamo anche un grande privilegio, abbiamo tanti privilegi che il nostro lavoro ci consente nella costruzione dei nostri campi di studio, nella costruzione dei nostri campi di ricerca, che poi trovano sicuramente una proiezione nel nostro modo di lavorare in aula con gli studenti. Però in questo momento stiamo parlando di questa cosa qui, cioè di quello che noi facciamo, quello per cui riceviamo lo stipendio, perché noi alla fine il nostro lavoro è contato molto sui crediti, sui CEF, cioè su questo mondo qui, su quel mondo che forse Max Weber un secolo fa guardava anche con qualche, tra virgolette, non lo guardava con sospetto perché lui non aveva questo tema di valutare quel mondo, però lo guardava con dire che cosa succede nel mondo americano in quel momento, quindi che cosa ci sta succedendo a noi da almeno quasi 20 anni, insomma, in cui in qualche modo il nostro lavoro dalla riforma del 3+2 ha cambiato sicuramente forma, pratiche, cioè noi facciamo delle cose molto diverse. Allora, adesso io chiudo questa parentesi e vi racconto la Sapienza. Insomma, Sapienza, parliamo di una roba chiaramente enorme. E in Sapienza nel 2018, gennaio del 2018, è stato costituito un gruppo di lavoro con decreto del Rettore, il gruppo di lavoro QUID, Qualità per l'Innovazione Didattica, che è un gruppo di lavoro appunto centralizzato in Ateneo. Gli intenti istituzionali, adesso diciamo, non voglio, lasciamo perdere questi, li ho messi per dire comunque c'è un discorso, cioè in qualche modo è stato costruito un'idea attorno a cui, una serie di idee attorno a cui lavorare. Io mi ricordo che venne implicata in questa storia nel 2017 quando partimmo con un progetto, mi ricordo l'estate del 2017, io e altri 4-5 colleghi matti come me che mentre eravamo in vacanza scrivevamo il progetto perché poi doveva arrivare al Senato accademico per essere approvato il progetto QUID. E comunque, insomma, siamo arrivati al progetto QUID con l'idea che in qualche modo c'è l'università è un sistema organizzativo, un sistema complesso, che lo guardiamo non soltanto come istituzione ma anche come un'organizzazione, quindi che ha dei processi di funzionamento e qui diciamo continuano i problemi, perché c'è un'autonomia dei processi organizzativi accademici oppure vogliamo assimilarli a modelli diciamo che già esistenti, per esempio nel mondo più aziendale. Per esempio molta ricerca organizzativa negli studi sociologici ci dicono che c'è un'autonomia del campo accademico come campo organizzativo, e forse questo noi sociologi dell'educazione, dell'organizzazione l'abbiamo anche molto studiato, cioè qual è l'autonomia di tipo organizzativo del mondo accademico. Non diamo subito per scontato che in qualche modo c'è un modello a cui dobbiamo assomigliare, questo un po' è quello che mi sento di dire. Però l'idea chiaramente è che la didattica portata fuori dalla sola sfera individuale pone una serie di questioni, lo abbiamo visto tutti quanti stamattina nell'intervento dei colleghi. C'è quindi l'idea di comunità, una parola che è ritornata moltissimo, l'idea della comunità di pratica che anche lì ha avuto un grosso sviluppo anche in campo educativo, nelle scuole, nelle aziende, quindi diciamo sono grandi concetti che noi prendiamo dalla ricerca internazionale, quindi noi non stiamo inventando delle parole, le stiamo traducendo e adattando nei nostri contesti accademici per farne qualcosa nel nostro lavoro. E quindi quest'idea che ci staremmo spostando dall'insegnamento all'apprendimento, anche questo dobbiamo capire effettivamente cosa significa poi nella pratica, la pratica formativa, la valutazione formativa come pratica riflessiva, quindi l'idea che noi siamo impegnati in corsi di studio che possiamo tra virgolette maneggiare di continuo, questa è una cosa assolutamente nuova, adesso non voglio dire rispetto a, cioè fino a 20 anni fa i nostri corsi di studio avevano una sorta di immobilità, forse direbbe François Dubé, una sacralità, in qualche modo toccare un corso di studio voleva dire in qualche modo intaccare qualcosa di profondo. Noi dal 2001 al 99-2000 abbiamo imparato che i corsi di studio li possiamo maneggiare, li possiamo cambiare, li possiamo trasformare perché li orientiamo ai mercati professionali, perché dobbiamo fare i conti con le risorse interne che abbiamo, quindi abbiamo diciamo un campo di regolazione che ci fa dire che i corsi di studio non sono qualcosa di intoccabile, di sacro, ma sono qualcosa che fa parte
delle nostre pratiche quotidiane, per questo li possiamo continuamente forse migliorare, forse adattare alle situazioni, comunque maneggiare. E poi la questione ultima, un po', che ruolo ha l'università nelle sfide della contemporaneità, insomma, quindi questo lavoro che stiamo facendo sulla didattica non è un lavoro, come dire, che è in una sfera autonoma del lavoro accademico, ma dicendo, usando una sigla, legare la terza missione, cosa vuol dire legare questo tema a quello che è la missione dell'università nei territori, ma anche su diversa scala. Detto questo, nel gennaio del 2018 si compone il gruppo GUID. Il gruppo GUID che è composto, diciamo, da alcuni, dalla proiettrice Pascucci, dal coordinatore del team qualità Massimo Tronci, da una persona che la Maria Marodo fa parte della commissione didattica dell'Ateneo, quindi diciamo la governance dell'Ateneo è rappresentata nel GUID qualità. Qui sto facendo un ragionamento formale perché poi adesso lo direi anche se ci fosse la mia proiettrice, non avrei nessun problema. Quelli che poi lavorano in questo gruppo siamo 5 persone. È chiaro che qui c'è un gruppo istituzionale molto forte che però conta sul lavoro in particolare di 4-5 persone che si sono per un paio d'anni prese la responsabilità anche di portare avanti questo discorso. Poi, quindi, in ogni facoltà, tenete conto che la Sapienza in questa è anomala perché conserva ancora le facoltà, abbiamo 11 facoltà. È stato chiesto ai presidi di segnalare per ogni facoltà, quindi 11 persone, che sono le persone, i referenti di facoltà del Quid, quindi in qualche modo dentro le facoltà qualcuno che fosse più coinvolto anche dal punto di vista sia della pratica che anche della ricerca. In questo caso, per esempio, nel mio caso come sociologa dell'educazione sono stata implicata anche per il mio background formativo, e poi alcuni esperti esterni. In particolare la Sapienza ha una grossa tradizione nella medical education, quindi sicuramente una persona che Pietro Gallo, che ha molta esperienza nel campo della medical education, è stato, come dire, attratto dentro il progetto, e poi una collega esperta di learning, di pratiche di learning a livello diciamo molto molto brava, Allegra Via, che è una ricercatrice del CNR. Quindi un gruppo composito che sostanzialmente, quindi però, quali sono i numeri? Noi abbiamo 276 corsi di studio, più di 200.000 studenti, 4.000 docenti, 70 RTDB assunti ogni anno e un'ottantina di RTDA assunti all'anno. Quindi questa è la popolazione di riferimento. Io adesso vi dico velocemente, scusate, c'è un errore di numerazione, comunque sono 6, evidentemente stamattina non avevo gli occhiali quando, perché mi sono ricordata di averne dimenticate 2, ho detto oddio, e le ho segnate prima quando sono arrivata questa mattina. Intanto, la formazione per i docenti tutor, noi abbiamo fatto nel settembre del 2017 una, diciamo, chiamata alle armi dentro tutte le facoltà di docenti che volessero partecipare alla prima esperienza formativa che poneva la questione della didattica. Quindi da ogni facoltà sono arrivati 2-3 tutor, abbiamo composto un gruppo di una cinquantina di persone, veramente anche di più, forse addirittura 68 persone, a cui abbiamo detto: guarda, vieni a sperimentare questa prima edizione di un corso di formazione che dura 3 giorni, 2 giorni e mezzo, e vediamo un po' come possiamo migliorarlo per poi farne una versione più standard solo per gli RTDB. Quindi abbiamo costruito questo percorso di formazione con questi 68 colleghi associati, non c'erano ordinari, credo, associati, appunto. Fondamentalmente. Con loro abbiamo fatto questa esperienza di 2 giorni e mezzo e poi però abbiamo chiesto a loro, dopo organizzato su 5 moduli, e adesso poi questo non è rilevantissimo in questo momento, però i temi sono quelli che avete già sentito molto dai colleghi, quindi la progettazione didattica, i metodi didattici innovativi. Abbiamo inserito questo tema dell'università come organizzazione complessa, perché in qualche modo capire che situare la questione della didattica all'interno dei processi organizzativi più importanti, questo però l'ho sentito anche da altri colleghi prima. E poi a questi colleghi abbiamo chiesto: adesso tu però ci devi dare una mano per la formazione ulteriore, quindi per quando noi decideremo di fare la formazione con gli RTDB, quindi abbiamo chiesto a loro già da subito la disponibilità per il primo semestre del 18, il secondo semestre del 18, quindi ogni semestre circa 20 di questi che hanno partecipato alla prima esperienza diventano docenti tutor sostanzialmente. A quel punto poi abbiamo fatto la formazione iniziale per gli RTDB, che è obbligatorio.
decreto rettorale obbligatorio, questa cosa non ha, ha creato non pochi problemi, soprattutto nella prima edizione, ma non perché le reti DB non volessero farlo, perché evidentemente in questo pachiderma enorme che è Sapienza, la comunicazione ufficiale in cui il rettore invitava le reti DB a questa esperienza è arrivata tardissimo, cioè noi abbiamo fatto il corso a settembre, il primo di settembre del 2018, e poi si l'hanno ricevuta tipo 10 giorni prima, quindi la gente aveva detto no, è stato un errore incredibile quello, evidentemente, come dire, lì è stato l'errore del top down, no? Che arriva e dice adesso vi dico io che cosa dovete fare. E questo chiaramente ha creato in alcuni colleghi delle questioni, perché magari avevano già programmato conferenze, però hanno detto no problem, parteciperà il prossimo anno, cioè non è questo il problema. Infatti ci sono stati alcuni colleghi che non hanno partecipato alla prima edizione, non potendolo fare, l'hanno fatto poi successivamente. Allora, il corso per gli RTDB è un corso su 2 anni, dove appunto il primo anno c'è questo corso iniziale, che adesso abbiamo fatto la prima edizione nel settembre del 18, ci apprestiamo adesso a partire con la seconda edizione, quindi col secondo anno della prima edizione, con una attività in aula di 2 giorni e mezzo, perché c'è un lavoro di team building iniziale in cui si lavora insieme per un intero pomeriggio con tutti gli RTDB, e i tutor fanno da tutor anche in aula, e poi in qualche modo si prendono in carico dei piccoli gruppi per gli anni successivi. Ma questo, se non mi perdo, lo dico dopo qualcos'altro. Poi la formazione per gli A. Quest'anno partiamo a ottobre del 19 con il primo percorso di formazione per gli RTDA, anche questo obbligatorio per tutti gli RTDA, e con una piccola parte in presenza, un'altra parte su piattaforma, dove loro si scambieranno le loro esperienze didattiche con dei tutor a distanza e con degli incontri più rari. Poi la cosa più recente è quella di fare la formazione per tutti i docenti. Abbiamo costruito 4 tutorial che rivolti a tutti i docenti di Sapienza, quindi associati, ordinari, eccetera. Abbiamo fatto una call 2 mesi fa a cui hanno aderito subito 400 persone, ma persone non RTDB, quindi soltanto associati ordinari che non avevano partecipato all'esperienza. Poi ci sono altre 2 cose, una consulenza formativa a quei corsi di studio che hanno maggiori difficoltà in termini di abbandoni, di evidentemente corsi che hanno avuto rilievi dall'Ambur, quindi ci siamo inventati un po' questa formula della consulenza formativa interna. L'ultima cosa è invece un percorso formativo per i responsabili di studenti con disabilità. La formazione per i docenti tutor, quello che vi stavo dicendo adesso, questi sono i temi su cui abbiamo lavorato con il primo gruppo di 68 docenti tutor, che poi sono diventati i tutor degli RTDB. Sono appunto le questioni che vi dicevo prima, non c'è, poi magari le slide comunque le lascio se volete farli circolare assolutamente senza problemi. E poi la formazione biennale, appunto 2 edizioni, 100 persone coinvolte, 50 nella prima edizione, 50 nella seconda edizione, 2 giorni di corso, 4 moduli, 1 anno di tutoraggio osservativo e valutativo, 1 anno di progettazione formativa. Adesso abbiamo completato il primo anno di tutoraggio osservativo e formativo il 13 giugno, dove tutti gli RTDB che hanno partecipato alla prima edizione, organizzati per gruppi da 3, con un tutor che li ha seguiti per tutto poi il 2018, hanno fatto questi gruppi interdisciplinari, quindi questo è stato estremamente valorizzato e valorizzante. E adesso che invece nel secondo anno vogliamo passare alle gradi disciplinari, quasi quasi gli RTDB vorrebbero rimanere nell'area interdisciplinare, questa è una cosa molto interessante. Quindi loro hanno fatto per tutto il 2018 insieme al loro tutor osservazioni in aula, resoconti, e poi hanno prodotto un documento finale che è un po' l'esito del loro lavoro di riflessione. Abbiamo fatto un seminario il 13 di giugno in cui hanno raccontato che cosa è successo. Che cosa è successo? È successo che appunto quel discorso della deprivatizzazione si è sicuramente attivato, che le persone hanno aperto il loro campo, il loro spazio privato di vita con gli studenti ad altri colleghi che sono stati lì e poi ne hanno parlato. Chiaramente il fatto di osservare aule
non del proprio settore, ha aiutato. Adesso la questione sarà che il secondo anno i gruppi saranno ricomposti per aree, per macro aree, con tutor riferiti a quella macro area, quindi perché l'idea è quella di riprogettare i propri corsi all'interno del nel secondo anno di attività formativa. Per gli RTDA, come ho detto prima, una giornata in presenza e poi la formazione online sulle piattaforme. Poi i quattro tutorial che abbiamo lanciato, un po' per dire, vediamo che esiti ci sono tra quei docenti, in questo caso associati ordinari, che non avevano mai fatto attività formativa, perché è chiaro che l'attività didattica è qualcosa di dato per scontato, quindi questi sono i temi. Mi piace sottolineare soprattutto il quarto, che sarà un tutorial per presidenti di corso di studio. Tutorial intendi qualcosa online? No, anche in presenza e poi anche però a distanza, cioè si tratta praticamente di una giornata, mezza giornata, con poi dei compiti per rivedersi a distanza. Questo sui presidenti di corso di studio risponde a delle cose che mi sentivo prima dire dal collega, perché poi la questione diventa che se tu formi anche 100 RTDB e gli dai degli elementi pure interessanti, e poi che fine fanno queste pratiche, dove vanno, è bruttissimo questa parola, però dove vanno a impattare, insomma. E quindi in qualche modo l'idea di raggiungere i coordinatori dei corsi di studio dicendogli portati un amico, quindi portati qualcuno che lavora con te, e quindi facciamo un'attività formativa dove ci sono i coordinatori dei corsi di studio con quelli che lavorano strettamente con lui. Una cosa molto interessante nella giornata di consulenza formativa che abbiamo fatto con 8 corsi di studio che sono dichiarati disponibili a partecipare, per esempio ho scoperto, non lo sapevo, che comunque tutti i corsi di studio hanno in qualche modo organizzato dei sistemi di delega, quindi il coordinatore ha di fatto ti ricordi Roberto, il middle management nella scuola dell'autonomia, anche nell'università si crea questo discorso di un coordinatore che ha con sé 4, 5, 6 colleghi che più o meno informalmente o più o meno formalmente con delega organizzativa propria del corso di studio partecipa. Quindi la questione è di portare in aula quelli che già lavorano insieme per capire come lavorano, come in qualche maniera coordinarsi sulle attività di delega e come valorizzare poi le pratiche didattiche su questo. Le altre sono su tematiche che già abbiamo sentito. Le altre due cose sono sulla, come ho detto prima, la consulenza formativa ai corsi di studio e la formazione responsabile degli studenti. Erano queste le due cose che mi ero dimenticata e quindi vediamo velocemente. Questa ultima non è ancora partita, mentre tutte le altre sono già partite. Adesso io volevo prendermi ancora 2 minuti, se possibile, per ragionare sulle criticità da un lato e sulle opportunità dall'altro di questo tipo di iniziative, che chiaramente si situa in un discorso globale, come dicevano prima le colleghe, il Learning Center in tutte le università, la questione che il teaching sia in qualche maniera messo al centro di cosa? Adesso, al centro di una trasformazione che è la trasformazione del nostro mondo professionale innanzitutto, quindi è questo da assumere come riflessione. Intanto, alcuni docenti sono poco disponibili a mettersi in gioco, o a mettersi in questo gioco, quale esso sia, anche tra gli RTDB. Ad esempio, noi facciamo fare dentro il percorso formativo una simulazione, a un certo punto nel terzo modulo la simulazione di un CAD, di un consiglio di corso di laurea, e quindi buttati a cui attribuiamo il ruolo a ognuno di loro, adesso giocate i ruoli del CAD. Dicevo, perché io non l'ho mai visto. Vabbè, intanto ti diamo uno script brevissimo e poi tu in qualche maniera tu sei il coordinatore del corso di studio. Quindi questa cosa, mentre ha molto, è stata vista molto, diciamo, positivamente da alcuni che chiaramente già si vedono, che magari hanno un minimo di esperienza didattica, sono già parte di CAD, vedono le dinamiche, diciamo, della regolazione, competizione all'interno dei CAD, intorno alle questioni degli insegnamenti, eccetera, eccetera, l'hanno visto come una cosa, cioè come una pratica di apprendimento interessante. Però tra gli RTDB che hanno partecipato, alcune perché erano in questo caso soprattutto delle ragazze matematiche, delle colleghe matematiche molto giovani, dice: ma a me come cosa mi interessa di andare in un CAD, ma io devo fare il mio insegnamento, punto. Quindi evidentemente le resistenze per esempio sono venute anche da lì, ma le resistenze sono venute anche da altri colleghi, in questo caso colleghi maschi RTDB,
che in qualche maniera lamentava l'idea di essere irreggimentati in qualcosa che era la pratica formativa che noi vogliamo fare con loro, come se li portasse in qualche maniera dentro una forma di eccessiva istituzionalizzazione della pratica didattica, ad esempio parlando di competenze, di tuning, eccetera, per dire no, questi strumenti, quindi qualche una forma di critica, ma credo che questo sia molto comune nei nostri contesti. Poi noi abbiamo una questione in Sapienza, parlo, perché ho visto degli spazi bellissimi nei video, nelle cose che avete presentato, per noi in Sapienza abbiamo un problema di spazi, gli spazi in Sapienza sono assolutamente ancora poco adatti a una pratica di questo tipo, cioè la Sapienza è stata costruita nel ventennio, insomma in qualche maniera cioè, incarna un modo di fare didattica, uno solo. Quindi la sfida per noi è come portare innovazione in un contesto architettonico di spazi che prescrive un solo modo. Quindi qui ci sono tutti gli arrangiamenti, quindi c'è anche un'idea progettuale su spazi nuovi, però quelli, come dire, verranno. Chiaramente poi la Sapienza è enorme, dislocata in tanti punti della città, però questo tratto, soprattutto nel campus, nelle aule del campus, stride quindi col fatto che noi facciamo dei discorsi nelle aule di progettazione, di partecipazione, di co-costruzione, eccetera, e poi che tu lo debba fare in un contesto che prescrive un solo modo di lavorare. E poi c'è una resistenza culturale all'idea di manomettere la pratica didattica consolidata. Questo sicuramente sì, cioè che soprattutto, però io devo dire che questa nel corso dei due anni si è molto più allentata, al punto che uno studente di dottorato, di magistrale, dice: ma che cosa gli avete fatto a quel professore di cui non faccio il nome, un professore ordinario noto per la sua, diciamo, pratica molto trasmissiva da un certo punto di vista, perché addirittura si è preso una sedia, si è messo lì davanti e dice, e poi addirittura ha acceso lui il computer, quindi come dire, insomma, ma che gli avete fatto a questo? Che adesso anche lui si sente un innovatore, perché evidentemente gli deve essere arrivata la cosa che se fa in quel modo è meglio. Quindi però l'idea di manomettere, cioè di entrare in questa pratica personale, è un po' un problema. Il poco coinvolgimento dei corsi di studio. Ora, diciamo, il Cagliari è emblematico per dire o tutto il corso di studio o niente. Adesso io questo non lo so, lo riferirò in Sapienza, la vedo dura, insomma, la vedo veramente dura. E poi la questione che tutti reclamano, tra cui anche gli eredi di Bici, ma io devo fare ricerche, io devo scrivere, io ho le pubblicazioni, ma questo mi fa perdere tempo, ma io ci do il cioè, che la didattica non sta nella SN, quindi questa è una questione, adesso lascio lì. Le opportunità, sicuramente si coltivare pratiche didattiche situate e diffuse. Situate vuol dire che comunque questi colleghi che vanno poi in aula cominciano a fare delle cose, si parla, la gente si racconta, ma lo sai che fa, cioè comunque si producono degli effetti, perché poi gli effetti si producono sempre, poi andare a vedere quali è più interessante, però insomma quello che si producono effetti. Si coltivano gruppi di esperti su questi temi, noi non immaginavamo forse 4-5 anni fa l'idea che in tutte le università, addirittura in tutte le università italiane o quasi ci fossero gruppi di esperti più o meno vicini ai campi della didattica, ma appunto l'esperienza degli ingegneri in questo, come dire, segna che, o dei biochimici, che l'idea che non siano soltanto i sociologi o i pedagogisti che di default portano il loro coso, ma che c'è una pratica, insomma, che in qualche modo viene a questo. Anche per esempio in Sapienza sono i medici, in Sapienza i medici hanno una cultura molto forte su questo, sulle pratiche formative. Pietro Gallo fa storia su questo. I rapporti tra i campi disciplinari, questo è un tema interessante, cioè dire questa cosa, forse è la cosa più bella dell'esperienza del quid del primo anno, è il fatto che appunto un architetto si è parlato con uno psicologo, un ingegnere con un pedagogista, un sociologo con un chimico, un fisico con un matematico, con matematico ci parla di più, insomma, però per dire in qualche modo c'è l'idea che la gente sia osservata in aula facendo cose di cui non capiva niente, però quando abbiamo chiesto di presentarlo, abbiamo chiesto presenta le cose del collega di cui non capivi nulla, quindi c'è anche un lavoro di riconoscimento dei saperi epistemici, anche di visibilità
diciamo delle altre comunità distendiche, che altrimenti è molto più complicata nei nostri mondi, una sorta di, anche prima qualche collega diceva su questo. Poi i docenti tutor, sicuramente la comunità dei docenti tutor è molto importante. Adesso a loro, cioè, per inciso questa cosa, perché il problema motivazionale si pone, quindi i docenti tutor hanno un piccolo incentivo per partecipare a questa esperienza. E poi la crescita del tema, cioè la didattica non è più un dato per scontato, questo sicuramente lo possiamo dire in via generale, quindi la didattica non è una cosa che, come dire, appunto non nasco imparato, cioè c'è un tema che ci riguarda e che riguarda la nostra pratica, che come tale è una pratica sottoposta a processo di autoapprendimento, di eteroapprendimento, non lo sappiamo, però qualcosa sta succedendo su questo. La costruzione di centri per la didattica, quindi l'idea che ci sia un'emergenza del campo della didattica in accademia, e poi coltivare il rapporto tra didattica e ricerca, perché poi questa è un'altra questione molto rilevante anche nel dibattito internazionale, della relazione tra la didattica e la ricerca, anche se poi noi lo sappiamo, soprattutto nei corsi magistrali, noi portiamo molto di quello che facciamo nei nostri campi di ricerca, ma cosa vuol dire portare la ricerca nella didattica? Come portare la ricerca nella didattica? Ora però io, mentre voi parlavate, mi sono presa anche un altro 2 o 3 appunti, che sono le cose, diciamo, che volevo dire per finire, e cioè... allora, appunto, la didattica è una pratica privata, e in qualche maniera c'è una questione conoscenze e competenze che ho già sentito, ma c'è una questione disciplina, disciplinarietà, interdisciplinarietà. Io questo non lo so, cioè dove bisogna spingersi su questo tema qui, cioè didattica per competenze, cioè non lo so. So sicuramente che un certo modo di fare didattica non funziona più, quindi però dal punto di vista di come ricodificare questa didattica che non guarda più a quelle cose lì, io penso che sia davvero un campo di ricerca, non lo darei già, come dire, come un dato per scontato anche quello. Poi la seconda questione è appunto questa tensione alto-basso. Noi abbiamo tutte le iniziative che noi abbiamo presentato, più o meno o sono dirette dall'alto o hanno più un carattere diffuso, perché nascono, diciamo, da voler coinvolgere progressivamente i colleghi. Io ho fatto un lavoro di ricerca sulla didattica con un piccolo progetto di Ateneo, e ci sono dei casi interessanti, come dire, le posizioni non sono solo 2 tra gli innovatori e quelli che non vogliono innovare, ma sono di più. Sono moltissime. Ad esempio c'è quello che dice: guarda, io innovo nella mia didattica proprio perché non ne voglio sapere niente della standardizzazione a cui mi sottopongono, quindi la mia innovazione è una fuga dalla standardizzazione. Quindi, come dire, anche stiamo attenti a pensare che chi non vuole fare come diciamo noi non vuole fare innovazione. E anche questo è un tema di ricerca, insomma, quindi da questo punto di vista individuare standard collegiali per fare didattica in un certo modo, non lo so, cioè bisogna comunque prevedere che la terza voce nel discorso, perché è importante tenere la terza voce, che è, comunque questo è solo la derivatizzazione, fino a che punto noi abbiamo chiaramente un problema, e sono direttore di dipartimento, parlo di Sapienza, i quali la didattica, lo posso dire questo poi, ma non la vedono, essendo anche loro docenti, non la vedono, è un problema. Quindi la direttrice Pascucci mi dice che tutte le volte che va al collegio dei direttori di dipartimento per introdurre questa tematica, dice: Assunta, non mi ascoltano, cioè pensano che questa cosa è una cosa. Quindi come fare per mettere nell'attenzione della governance locale questa questione qui, senza azioni che, diciamo, normative, non sto parlando di azioni normative, ma di come mettere nell'attenzione di quelli che coordinano i collegi più importanti, che sono i dipartimenti. E poi appunto sulla questione della didattica che non sta nella SN, anche lì mi chiedo dove ci dobbiamo spingere su questo. Ci dobbiamo spingere all'idea di portare la didattica nelle stesse linee di criteri della ricerca e delle pubblicazioni, quindi ranking, la competizione, ti do un premio, ti do 2 premi, ti do 10 premi, cioè è lì, cioè dobbiamo portare la didattica nello stesso modo di in cui si è oggi le pressioni a cui è sottoposto il campo della ricerca. Anche quella è una domanda che lascio aperta, perché io veramente non lo so. Gli studenti appunto, questo tema dell'apprendimento, della centralità dello studente, mi sembra un po', adesso ci sono studenti qui? No. Posso dire una cosa, noi abbiamo come docenti universitari, adesso parlo in generale,
Abbiamo passato generazioni, abbiamo passivizzato gli studenti, li abbiamo infantilizzati, noi, no? Ok? Ora noi li vogliamo attivare, no? Quindi, però su come attivare, cioè questo sentirci di nuovo protagonisti di un processo che vuole far diventare attivo un soggetto che noi abbiamo in qualche maniera contribuito, ma non noi, dico l'istituzione educativa in qualche modo, io parlo da sociologo dell'educazione in questo senso, che in qualche modo, però devo dire, tanta varietà esiste. E gli studenti sono molto contenti, soprattutto quelli delle magistrali. La questione delle aule numerose, ho visto che ci sono esempi di sperimentazioni innovative nelle aule numerose, perché è chiaro che il docente, lì se si associa, il docente più refrattario e l'aula numerosa, dice ma non è possibile, dice ma come faccio a fare filosofia in maniera innovativa? Oppure invece dall'altra parte nello stesso gruppo dei tutor del primo giorno, ma come faccio a fare matematica in maniera innovativa se ho davanti 300 persone? Quindi la questione è rispondere a queste domande, si può rispondere, ma questo richiede un percorso, quindi insomma richiede un percorso importante che rimette in qualche modo in questione il docente e gli studenti. E l'ultima cosa, in Sapienza tuning per tutti, cioè il team qualità. Un anno fa Massimo Tronci, quando io dico adesso sei Massimo sei Tronci, perché quando è Massimo quando è Tronci è un'altra cosa, quindi Massimo Tronci, quindi tuning per tutti, quindi sostanzialmente ogni corso di studio deve fare la tabella tuning, ogni insegnamento deve fare la tabella tuning. Però c'è una scheda di insegnamento di ben 30-40 pagine in cui ti dice come devi fare la tua scheda di insegnamento in maniera del tutto innovativa, eccetera. Quella è un'azione importantissima, magari è stata troppo un po' normativizzata, però sicuramente è passata l'idea che tu per progettare il tuo insegnamento, il tuo corso, devi fare qualcosa di diverso. Grazie. Grazie. Allora, prima di accogliere delle domande, Antonella ci ha aiutato a costruire, Monica e Antonella ci hanno aiutato a costruire, diciamo, un dispositivo per raccogliere le domande, vi volevo dare le comunicazioni di servizio. Allora, siccome voi state lavorando sui progetti e quindi uno dei focus di maggiore attenzione in questo momento è la progettazione, abbiamo immaginato di riconfigurare le sessioni dei workgroup di luglio finalizzandole proprio sulla progettazione. Che cosa significa? Che abbiamo individuato di quella settimana due giorni, che sono il 10 e il 12 di luglio, in cui tutti coloro che stanno presentando dei progetti, stanno lavorando su dei progetti, possono venire da noi e quindi stare la mattinata con noi a lavorare sulle idee progettuali. Quindi per quella settimana in realtà cancelliamo i lavori, i singoli lavori di gruppo, quindi l'8, il 9, e invece ci soffermiamo soltanto su queste due giornate, il 10 e il 12, sempre nella stessa sede, cioè sempre a San Giovanni, però scomponiamo i gruppi, quindi tutti coloro che stanno lavorando, stanno progettando, vengono per quelle due giornate a focalizzarsi sulla progettazione. Quindi il calendario, vi mandiamo anche una mail in modo molto preciso, il calendario dei workgroup lo abbiamo riconfigurato focalizzando due giornate in cui non si lavora per gruppi, ma si lavora invece su progetti, per gruppi di progetto, cioè i gruppi che stanno lavorando sui progetti vengono in quelle due giornate. Poi a settembre ricominceremo, sempre di mattina, sempre dalle 9 all'1, ok? Vi manderò poi una mail più precisa e a settembre poi ricominceremo. Vi arriverà anche una mail con una scheda di iscrizione per i due workshop presidenziali. Ok, quindi raccoglieremo le vostre istanze per organizzare il workshop residenziale, quindi avete anche questa scheda di iscrizione e sulla base di questa scheda poi organizzeremo le attività dei workshop residenziali. Nella scheda avete anche delle opzioni per i futuri workshop, perché noi poi costruiremo sulla base delle vostre richieste dei cataloghi per mettervi a disposizione i workshop che voi volete fare, ok? E ora do la parola a Antonella.
assieme a Monica che chiedo di venire, abbiamo pensato di rivolgervi una domanda aperta e tre chiuse, forse un'altra aperta ancora. Vi chiediamo di andare a prendere i vostri cellulari e di scrivere menti.com, è una cosa banalissima, quindi andate su internet col cellulare, fate www.menti.com e vi chiede un codice. Se inserite 950745 vi dà la possibilità di rispondere. Faremo prima un giro su questa domanda, così qual è l'idea che vi ha colpito di più stamattina, e poi invece vi facciamo altre domande chiuse sul proseguo di queste attività. Che vi abbiamo passivizzato come la nostra sociologa stamattina, allora così proviamo a rendere un attimo più attivi. Chiaramente questi strumenti sono open source, quindi li potete utilizzare nelle vostre attività sempre, e sono molto molto semplici anche da utilizzare. Vedete che in basso abbiamo il numero dei rispondenti, 5. Cioè, contate, siete sembrate in aula 60, tra 65 e 70. Si può anche fare, grid. No, sbaglio. Basta. Ecco, ok, qua scorre, sì, sì. Dovreste arrivare. Sì, sì. Quindi queste sono le cose che vi hanno colpito, percorso di formazione alla docenza con certificazione, accendere le menti degli studenti, sono presentate anche le difficoltà ideologiche organizzative, corso di formazione biennale interdisciplinari, partecipazione attiva, rivalutazione dello studente come soggetto adulto, coordinare l'offerta didattica nell'ambito del corso di studi, problem-based learning, micro-teaching, coinvolgimento attivo degli studenti, accendere le menti degli studenti, comunità di pratica, riconoscere le competenze per la didattica anche ai fini formali, agenti di cambiamento, tuning. Okay. Quindi mi hanno colpito tante cose. Mi sembra molto più... Intanto vediamo il lessico, no? Che sia peer observation, comunità di pratica, problem-based learning. Difficoltà ideologiche organizzative. Com'è? Carino questo, tutte molto interessanti. Boh, aspettiamo di arrivare a 60 e poi andiamo alla domanda successiva, perché mi sembra... Tutti quanti avete il telefono? Tutti quanti siete collegati o qualcuno no? Perché se alcuni non... 54 già ci stiamo. A 60 poi cambiamo. Quindi la richiesta delle TDB di investire sull'innovazione didattica ma in assenza di elementi di incentivazione. Beh, questi sono i grandi problemi. Non c'è l'incentivo? Utilizzo di app per far interagire gli studenti. Ah, Teaching Perspective Inventory? Quello lo potete fare tutti, Teaching Perspective Inventory, come vi ha fatto vedere prima Monica, basta andare sul sito, lo potete iniziare a compilare, vi arriva nella vostra casella postale, già subito nell'arco di pochi minuti l'analisi del vostro stile di insegnamento. Ok, dice? Bene, vai. Vado? Tutti quanti vi siete ritrovati più o meno? Allora, vi facciamo adesso una domanda che è più... Quali tra i seguenti aspetti ti piacerebbe approfondire? E avete visto che più o meno le università si muovono sulla progettazione didattica, quindi poi i metodi di active learning o tutto quello che riguarda la valutazione, il feedback o altro. Potete rispondere anche più di una.
in contemporanea, non avete da scegliere solo quella che vi piace di più. È giusto così per avere un'idea come vi state orientando? Ok, avete sentito già 50, mamma mia, velocissimi. Bene, velocissimi. È più facile cliccare. Eh sì, 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 è vero, è vero. Ok. Complimenti per la velocità. Sì, sì. Ok. Quindi c'è questo grande... grande blocco dei metodi di Active Learning. Bene. Bene. Quindi vediamo che andate tutti, cioè molti sulla progettazione, quindi la sede di insegnamento, come riprogettare il corso, ma l'active learning, quindi questi workshop sul problem based learning, storytelling, eccetera, e anche come rendere più partecipato una lezione, saranno molto graditi. Facciamo un'altra domanda, sempre rapidissima: quale modalità formativa preferiresti per il faculty development? Un qualcosa come vi abbiamo proposto, workshop, tipo workshop però diurni in giornata a Napoli, o workshop residenziali come fanno loro, come fa anche Bologna, comunità di pratica, quello che vi abbiamo fatto vedere, questo fatto che ci si vede una volta al mese per un paio d'ore raccontandosi le cose, gli aperitivi pedagogici, quindi una cosa larga, si sta un'ora, si ascolta, poi si discute, si mangia qualcosa insieme. Si sente affascinante. Perché gli aperitivi pedagogici hanno il problema che se è l'università che deve pagare, poi c'è anche il problema poco di questo. Però, comunque è vero che è una forma live, però vedo che siete ben distribuiti. Proviamo ancora uno, l'ultimo, che era? Non mi ricordo, adesso lo vedremo. Saresti disponibile a condividere le tue esperienze didattiche con? Cioè, quello che vi chiediamo è, voi siete tutti ricercatori di tipo B, siete orientatissimi alla ricerca, immaginiamo che avete anche delle esperienze all'estero, di ricerca, andata all'estero. Quindi vi chiediamo, siete disponibili anche quando andate all'estero, eventualmente cercare di capire un po' come fanno didattica gli altri, anche per portare poi a casa le esperienze e le testimonianze di altri. Sì. Ok, quindi siete tutti disponibili a condividere sia con i vostri colleghi di dipartimento che all'interno dell'Ateneo, sì, con Atenei nazionali anche per aree forse. È bello che ci sia questa parte, soprattutto sul... Ok, vado all'ultima. Un tuo commento generale sulla giornata di oggi, se vi viene, o una frase se riuscite, perché così poi riaggrega, quindi se riuscite non una frase. Se l'ho fatto una parola sola, ancora meglio, perché così poi vi facciamo vedere il tuo cloud. O se avete un suggerimento? Condivisione, interessante. Adesso vi facciamo vedere intanto come viene fuori col cloud. Tutto questo lo potete fare a lezione, vedete che non costa niente, lo potete fare per i vostri studenti ponendo qualsiasi domanda. App di questo genere ce ne sono tantissime, questa è quella che io preferisco, però devo dire la verità che forse è anche l'ultima che abbiamo sperimentato, però è fatta bene. Kahoot. Allora, scusate, in realtà la prima cosa che vorrei fare è naturalmente ringraziare innanzitutto i colleghi che sono venuti da lontano con spirito molto volontario, i quali come dobbiamo dedicare un applauso collettivamente. E un grazie dalla Federico II come comunità e in modo particolare al nostro rettore che per ragioni varie, tra cui anche le università di mezzo, non ha potuto come voleva essere presente, quindi davvero grazie. In secondo luogo, però per motivi diciamo così logistici dovuti al fatto che loro devono ripartire e hanno anche diritto a
a un boccone e tra un po' dobbiamo terminare, quindi abbiamo veramente pochissimo, pochissimo spazio di essere, ci sono uno, due, tre domande, tra virgolette, di quelle urgenti. Però quello che mi sentirei di dirvi è, anche sulla base di quello che vi diceva Maura precedentemente, no? Sulla base di quello che è stato possibile, come dire, apprendere da parte nostra, sulla base dei vostri suggerimenti, abbiamo deciso di riarticolare un po' lo svolgimento di questo percorso di formazione professionale, appunto, come l'abbiamo definito, di modo da darvi più spazio, anche perché tra l'altro sulla questione del progetto di innovazione didattica è importante che vi ricordiamo che questa cosa ha finito per coinvolgere by and large, come si dice, un po' tutto l'Ateneo, in maniera esplicita ed implicita, nel senso che col fatto che ai ricercatori di tipo B veniva chiesto di fare un progetto di tipo didattico, questa cosa, come dire, ha suscitato curiosità, forse anche perplessità, devo dire anche voglia comunque di attivazione, con tutte le conseguenze, diciamo così, del caso. E quindi sotto questo profilo, tra l'altro, quando ci vediamo vi accenniamo anche alle modalità attraverso le quali vogliamo valutare e incentivare questi progetti per gli RTDB che, come abbiamo sempre detto, non sono a cofinanziamento dell'Ateneo, ma prevedono una piccola incentivazione. Avete visto il percorso che hanno fatto gli altri Atenei, come dire, dateci il tempo, lo so che non siete voi, come dire, di cominciare in questo caso. E quindi il nostro prossimo obiettivo, tra l'altro, è magari riprendere, come avete ci avete sollecitato anche in questa occasione con questo utile esercizio, tutta una serie di passaggi e di sollecitazioni, tra cui una, secondo me, scusate, delle più divertenti che è venuta fuori, la dobbiamo appunto a Barbara Neri, che ha detto fuori da questa esperienza, e ne è sicuramente un'altra iniziativa da fare: prenditi un aperitivo, fai un workshop, basta che ti portino, portati con un ordinario con te. Va bene, quindi direi, se avete, chiedendovi scusa di questa compressione dei tempi, ma con la promessa che appunto cerchiamo di rifare e di riproporre occasioni di questo tipo, se vi prego di eventualmente appunto proporre qualche interrogativo, come dire, più urgente o più importante dal vostro punto di vista, ovviamente, senza problemi. E vabbè, allora può darsi che appunto effettivamente è successo che vi abbiamo un po' passivizzato. Questa giornata è stata appunto e sicuramente, come dire, un po' olistica, però penso che sia servita per darci appunto tutti quanti noi un'occasione per imparare un po' gli uni dagli altri. Come dicevamo fin dalla prima plenaria, poi l'innovazione non avviene mai in un ambiente, diciamo così, vuoto, no? Una specie di provetta sigillata nel vuoto, avviene sempre copiandosi un po' gli uni con gli altri. E infatti penso che tra l'altro questa storia lo testimoni, no? Come ci sia sempre un po' un pendolo tra la collaborazione e la competizione. A me piace vedere soprattutto il fatto, come nell'idea della piattaforma, che poi tutto sommato, nonostante certe pressioni del sistema siano più verso la competizione, poi la comunità accademica italiana testimoni anche in questi casi la voglia di essere proprio una comunità che collabori sul territorio nazionale tutto. Grazie. Quindi, prego, e allora accomodati, vai, dai, perché se no non ti sentono. La domanda mi viene spontanea e sentendo la relazione del professor San Giorgio mi ha molto colpito. Noi come ricercatori di tipo B ovviamente il nostro percorso l'abbiamo costruito su un'abilitazione e quindi abbiamo fatto una formazione che per alcuni come me negli ultimi 20 anni è stata fatta di partecipazione a esperienze all'estero, di tentativi di confrontarsi con realtà estere, con tentativo di crescere culturalmente, maturando in par factor e citazioni. Ovvio che noi, molti di noi hanno anche fatto lezioni con vecchi concorsi di associati e così via dicendo. Oggi ci ritroviamo in una situazione in cui la didattica è assolutamente centrale, ma non esiste alcuna
premialità e né viene immaginato un percorso preferenziale per chi probabilmente, alla luce di quelli che sono i criteri di oggi, si suiciderebbe ad affrontare soltanto il sistema didattico. E questo è un qualcosa che secondo me va attentamente considerato, perché è ovvio che chi fa una scelta orientata verso questo tipo a un certo punto dovrà rinunciare a qualche punto di impact factor e alle sue citazioni. Questa è la tipica questione, la ringrazio della domanda. Molto. Allora, non esistono, ovviamente, questo è un problema centrale ed è uno dei motivi per cui ci stiamo dibattendo. Io credo che tutti riconosciamo il problema, cioè una selezione solo in base, non dico a dei numeri, per quello è ancora peggio, ma anche solo in base all'attitudine alla ricerca, è una selezione di un istituto di ricerca. Quindi se io sono il CNR, dico io metto in piedi il miglior meccanismo, che può essere che non sia il numero di citazioni, un'altra questione, metto insieme il miglior meccanismo perché voglio radunare attorno a me i migliori ricercatori. Poi, guardi, io per anni ho lavorato quando esistevano ai Bell Labs. Ai Bell Labs c'erano dei corridoi con degli uffici, con dei ricercatori che non usciva mai, che erano totalmente incapaci di dialogare col prossimo. Erano i migliori fisici delle bande, però incapaci di dialogare col prossimo. Erano stati selezionati per quello. Quindi, questo, noi siamo un sistema universitario per lo più pubblico che ha, come dicevamo prima, tre colonne: la ricerca, la didattica e lo stakeholder, cioè il compito sociale. Allora, una volta che tutti ci rendiamo conto di questo e che capiamo che la soluzione non è banale, cerchiamo di fare un passettino avanti. Cioè oggi le condizioni attorno al locale di oggi, cosa ci consentirebbero di fare? Per esempio, di interpretare in maniera diversa i due momenti che tutti attraversiamo, che sono quello dell'abilitazione nazionale e del concorso locale, che sono due momenti diversi e a cui dovremmo dare due nature diverse. Oggi la legge sull'abilitazione nazionale è fatta solo su parametri che toccano la ricerca. Io credo che forse non è il meglio, però credo anche che sia un po' pericoloso metterli dentro dei parametri che diventano solo quantitativi, tipo ho fatto 100 ore di didattica o 1000, una volta c'era quanti CFU hai fatto, un po' pericoloso. Però esiste il concetto del concorso locale. Noi a Bologna abbiamo rimesso dentro al concorso locale la prova didattica. Io ho fatto il concorso d'associato, me lo ricordo ancora, perché quel giorno, fatto alla Sapienza a Roma, dentro la facoltà di ingegneria, mi fu detto chiaramente che eravamo in molti a avere molti titoli, ma alla fine io le mie chance me le giocavo quel giorno lì. Me lo ricordo, c'ho ancora gli appunti che mi feci il giorno prima. Allora, io credo che un'istituzione pubblica che deve fare delle scelte, se la Sant'Anna farà certe scelte, se l'Università di Bologna farà altre scelte o le stesse scelte, e le farà in base a un pool di persone che ha dimostrato alla comunità internazionale di avere i requisiti minimi per dire che quella cosa lì l'ha fatta bene, ma poi se tu vuoi un mago della didattica, oltre a quell'altra cosa, te lo selezionerai nel concorso locale. Oggi io non vedo nel medio periodo delle altre escamotage, se non che tutti noi siamo convinti che è meglio prendere una persona che comunichi bene rispetto a una che non comunica. Esistono esperienze a livello internazionale su quelli che sono degli standard per la didattica? Ne è stata citata prima una, io però non sono un esperto. Scusate, così profitto per dire una cosa che mi sono dimenticato, che è appunto anche nata dal confronto con gli altri atenei. Quando abbiamo fatto partire questo percorso con Maura ci siamo fatti una domanda molto banale: ma l'Ateneo Federico II che cosa ne sa dei suoi ricercatori? Nel senso che è ovvio che ci sono i curricula depositati, ci sono gli atti dei concorsi,
ci sta Iris, quello che volete, ma in fondo prima di questo percorso noi abbiamo detto ma perché non raccogliamo pochissime domande su quello che è stato il percorso, e la cosa ci azzecca appunto con l'ultima domanda. Innanzitutto appunto è divertente perché poi parlando con gli altri colleghi ho scoperto che in altri atenei che sono andati avantissimi in questo caso un minimo di database su quello che era il percorso degli atleti di B non c'era. Abbiamo buttato giù questo questionario. Volevo dirvi, preghiera innanzitutto, su 100 ricercatori RTDB avete risposto al 70%, che è un'ottima, ma vi pregherei, dato che si tratta veramente di 5 minuti, se quell'altro 30% fa lo sforzo di riempire questa cosa. E vengo alla domanda che faceva il collega, sulla quale naturalmente dobbiamo poi aprire una discussione ulteriore. C'è un aspetto molto interessante, sono dati generali, e dove si vede che buona parte, purtroppo ancora, nonostante i criteri di selezione del nostro Ateneo, i ricercatori RTDB della Federico II sono ancora un po' troppo fatti in casa, con tutte le dovute, come dire, cautele con le quali mi permetto di, insieme con Mara, assumiamo questa, che ci deve fare riflettere. Andando a vedere però tra le esperienze pregresse del reclutamento RTDB, è significativo, veramente, appunto, come dice Gualtale, ci azzecca con la tua domanda, quei ricercatori che in fasi diverse, soprattutto quella immediatamente al reclutamento nella Federico II, hanno svolto esperienze all'estero in varie forme, come lecturer, come postdoc, come PhD student, addirittura come normale studente di master, sono quelli i quali hanno testimoniato una particolare, diciamo così, presenza di attività formative nelle quali sono state formate, specificamente alla didattica e in alcuni casi anche specificamente per la semplice presentazione degli stessi risultati di ricerca. Il che ci fa dire che appunto al di là dell'Ateneo Federico II, sicuramente questo è la sollecitazione credo riassunta, all'estero viaggiano su altri binari e quindi su questo, diciamo, con tutta la criticità del caso della cultura dell'Accademia Italiana, dobbiamo riflettere cercando e sotto questo profilo ci prendiamo un impegno con Mara, no? E magari con gli altri atenei organizziamo una mezza giornata, una sessione doc, oppure magari appunto un aperitivo portandosi d'ordinario amico, in cui discutiamo esattamente questa valutazione. Dai, volevo un po' fare una riflessione molto più terra a terra alla domanda del collega. Dov'è l'incentivazione alla didattica? Allora, io vengo dall'industria, il primo giorno ho detto l'università è un po' schizofrenica, vengo pagato per fare didattica e vengo promosso se faccio ricerca, che è un atteggiamento proprio. Attenzione che le cose stanno cambiando in maniera subdola, ma stanno cambiando, perché il fondo di funzionamento degli Atenei è basato adesso con una percentuale sempre maggiore sul numero degli studenti regolari. Allora, quando abbiamo dispersione scolastica dal primo al secondo anno dell'ordine del 25-30%, è uno dei motivi per cui la dispersione scolastica potrebbe essere anche che non sappiamo insegnare bene per quel tipo di studente, i fondi all'Ateneo diminuiscono. Se diminuiscono i fondi all'Ateneo, traete le conseguenze. Per cui la didattica sta diventando anche un interesse al mantenimento del nostro ruolo come docente, quindi non soltanto siamo pagati per quello, lo dobbiamo fare per quello, ma è uno degli strumenti che ci permette di fare avanzare la carriera, perché io posso avere tutti quanti gli indici di ASN possibili, ma se non c'è il posto all'università non entrerò all'università e non continuerò, quindi bene. Molto pratico. Grazie.